Signore e signori buonasera, bentrovati, ben ritrovati a questa nuova trasmissione con Bolaffi in compagnia di Bolaffi con finalmente un gradito avvento, ti saluto. Ciao Lorenzo, ben ritrovati a tutti, una lunga senza, scusatemi, insomma mi siete mancati, vi ho seguiti insomma con messaggi e da casa. Eccoci qua in quella che è la nostra diretta oggi è il 13 giugno, è lunedì e come tutti i lunedì cascasse il mondo Bolaffi è pronta a raccontarvi la grande numismatica, quella numismatica che eh, permette a noi di fare un percorso attraverso la storia, attraverso quegli episodi che poi la storia hanno ce la fanno ricordare e poi sicuramente attraverso quello che è il cuore di questa trasmissione, cioè le monete. Ne parleremo nelle prossime tre ore durante una diretta, durante la nostra diretta del lunedì con le anteprime che anche oggi siamo riusciti a portarvi. L'anteprima, credo, più gradita, l'avete appena vista qui a fianco a me, Elena, che davvero ringrazio per lo sforzo perché insomma so che certo. sei ancora all'87,2%. Quindi il tuo problema è la caviglia, però credo stiamo. Però insomma, migliore. non si vede. Ecco, eh. Quindi, quindi eh, ve l'ho riportata, so... a tante telefonate, tanti messaggi anche Grazie. di vicinanza durante il mese scorso. Eh, fatemi sentire la vostra presenza. Anche un saluto a Elena se vi fa piacere. Eh, lo, lo gradiamo sicuramente. E un saluto a Bolaffi dal 1890, leader nel campo del grande collezionismo, un grande collezionismo filatelico, numismatico, tre ore di grandi monete in questa nostra diretta del lunedì dove portiamo direttamente a casa vostra, speriamo con lo stile Bolaffi in punto di piede, le grandi rarità, grandi rarità, grandi piccole. La numismatica, la numismatica targata Bolaffi. Bolaffi la trovate, la trovate qui in diretta con voi, ma siamo presenti anche nei nostri quattro negozi. Siamo a Torino, Milano, Roma, Verona. Potete venire a trovarci voi, possiamo venire direttamente noi a casa vostra. Noi possiamo Fare che cosa? In questa trasmissione vi porteremo, l'ha detto Lorenzo, grandi rarità, novità, gradite conferme, monete che ci richiedete, che grazie al nostro ufficio acquisti riusciamo a portare qui in diretta in anteprima per voi. Con un solo colpo di telefono e il centralino è già aperto, potete fare che cosa? Quando vedete una moneta di vostro interesse, intanto mandarci un messaggio una chiamata come preferite per fare che cosa? Per conformare, per approfondire. La conferma ripeteremo in tutta la trasmissione, non è un acquisto, ma è un modo per dire l'ho vista quella moneta, mi piace, voglio approfondire con calma direttamente a casa mia o presso uno dei vostri quattro negozi. Bene, allora ne approfitto per mandare un caro saluto a tutti i clienti che seguono la trasmissione, eh, spero sia l'ascolto e Che quindi riesca a vederci. Il nostro amico di Trento che ha appena chiamato sul mio cellulare non riesco a rispondere, chiaramente in diretta. Ecco qualora spero insomma che stesse chiamando per dirci che. Il segnale arriva forte e chiaro, lo sapete abbiamo avuto qualche problema tecnico nelle scorse settimane. Eh, caro signor Tullio, qualora fosse, la prego magari di rifare il numero, quello della trasmissione, il 346 eh, e comunicare a Cristina, il centralino che saluto, eh, là, finalmente il problema risolto. Così non fosse eh, la chiamerò io eh, domani mattina. Bene, io direi bando alle ciance, eh, cominciamo la trasmissione, cominciamo con... Quella carrellata che è diventata di tradizione, che permette di eh, iniziare a gustare le monete. Eh, come già vi dissi la settimana scorsa, quelle prima, Elena, io ho iniziato la trasmissione con una carrellata senza prezzi, soltanto proprio un colpo di. Facendo vedere esatto, le monete. Così almeno, dicendo che poi fossero i nostri amici a casa a indirizzare la trasmissione. Indicandoci Beh, quale moneta Mi sembra un'ottima idea, la facciamo anche questa sera. Facciamo così, questa per sera. chi non avesse piacere, magari volesse ogni tanto anche cambiare canale, cosa che ci dispiace, però assolutamente lecita, quello che potete fare chiaramente è fermateci subito. Appena vedete una moneta di vostra interesse. sarà affare nostro, entrerà subito nel dettaglio. Assolutamente. Quindi, cominciamo, cominciamo con un bellissimo espositore dedicato a quella che è la selezione delle monete greche. Quindi. È un po' un inizio anche logico, storico, perché andiamo sulle monete più antiche. E quindi eh, questa sera disponibili tre bellissimi esemplari in argento: tre meravigliosi eh, esemplari, appunto, legati a quella che è il culto delle divinità greche. Avremo e abbiamo alla sinistra: andiamo pure, Federico, a dare una piccola eh, così zoomata. Abbiamo, sì, con calma, tranquillamente. Alla sinistra il monumentale per quella che è anche la sua qualità, lo stato di conservazione di questa moneta. Toglie il fiato, l'importanza: altrettanto, un tetradramma. Di Zeus. Elena, se vuoi ringraziare e salutare, credo che. Te ringrazio Luigi, insomma, che ci segue, mi saluta, mi fa piacere. Grazie per i vostri messaggi. Bello questo tetra della mamma di Zeus. No, Abbiamo... Non bello, <ride> meraviglioso, è perché questa è una delle monete che vi faranno sognare. Quindi non siamo partiti solo con la moneta più antica della serata, ma siamo partiti anche con la moneta qualitativamente più alta. Insomma della serata legata al mondo elettrico. Ne, ne parleremo immediatamente qualora ci blocchiate, altrimenti proseguiamo velocemente in questa carrellata. Incontreremo una moneta che ci porta nella meravigliosa Lucania, metà ponte, in quella magna Grecia, tanto amata e tanta cara agli italiani, tutti e soprattutto a chi quella, quelle terre le... Le vive tutti i giorni, le quindi ne e approfittiamo per mandare un saluto ai nostri amici della Magna Grecia. Assolutamente e con un di Dramma di Demetra, quindi la dea delle Messi. Ma avremo tempo e modo di approfondire ricordatevi che con un solo messaggio whatsapp, come preferite, colpo di telefono ci fermiamo in qualsiasi momento andiamo avanti con la terza proposta insomma della serata in questa veloce carrellata e torniamo invece in quella che è proprio la Grecia, la zecca di Tasos, le isole della Tracia con un meraviglioso la divinità delle feste eh, questo è un Dioniso Davvero spettacolare, gli attenti telespettatori, qualcuno già si è fatto vivo, quindi mi fa piacere sapere che ci siete, lo ricorderà, e qualche Dioniso l'abbiamo visto, mai, mai così ben conservato, guardate quei due particolari lì sulla, sulla fronte di Dioniso, ne parleremo, sembrano due margherite, sembrano due fioriellini notare la qualità che anche sintesi. come saltano fuori sembrano quasi applicate ma chiaramente come sapete così non è sulle monete greche Andiamo proseguiamo avanti. ne parleremo usualmente dalle prossime tre ore ah, qui abbiamo, abbiamo subito eh, qui, vedete stasera parliamoci chiaramente eh, c'è una concorrenza importante no? no Alla nostra trasmissione c'è la nostra nazionale di calcio che Anzi, sta debuttando a questo europeo. Forza azzurra. Ma sicuramente eh, se ci sarà questa sera qualcuno che, così come noi, passa la serata a condividere la grande numismatica, potrà scegliere alcune cose davvero di grandissimo livello. Tre le abbiamo appena e, viste. E se vogliamo anche con un filo meno forza di concorrenza. Con quindi, di concorrenza. Quindi, quindi chi ci segue, diciamo... Forse può essere in questo privilegiato perché può arrivare veramente per primo alle grandi monete. Se c'è una moneta che stasera, sono sicuro, colpirà nel segno, lo andiamo a vedere immediatamente, e qualcuno di voi credo che si scalderà immediatamente sulla sedia, è il primo aureo che vediamo sulla sinistra, in questa eh, poi carrellata che andremo a fare con calma, di quelle che sono le monete romane, monete d'oro, d'argento e di oricalco, ma il primo che... Voglio presentarvi proprio come numero uno, è uno stupendo. Io mh, non voglio affermare cose di cui eh, non ho certezza assoluta, ma sicuramente uno dei più belli aure di Vespasiano che Bolaffi ha avuto possibilità di presentare, non solo nelle nostre trasmissioni, ma proprio a tutti i nostri clienti. Eh, mi è testimone, mi sia testimone chi la settimana scorsa, tu Elena eri comodamente sul divano a, a, con il ghiaccio sulla caviglia io ero qui con i nostri amici a casa avevamo una bellissima, un trittico bellissimo di Vespasiano, Domiziano e Tito in qualità molto bassa tutti e tre erano 30, 25 e 30 quindi 30 Vespasiano come qualità questo attrizzate bene le orecchie adrizzate bene le orecchie è un aureo di Vespasiano al... 45% di qualità è un aureo di Vespasiano che, come tutti gli aurei di Vespasiano, come tutti gli aurei di Tito, come tutti gli aurei di Domiziano, si fa una fatica incredibile a trovare già un 30, un 35, un 40, al 45%. È capolavoro. Andiamo avanti perché è un non grande è meno, aureo. Ma una molto bella. Forse a forza di dirlo, a forza, a forza di spiegare quella che è da sempre è la filosofia Bolaffi, con una grande attenzione alla qualità, anche voi telespettatori grandi, ormai appassionati di numismatica, state seguendo un po' questa filosofia, è quindi vero, attenzione la alla grande me. qualità. Devo dire Elena che... Attenzione, che perché questo... fa la differenza, A parità di rarità, avere una moneta molto bella, chiaramente mi mette proprio... Nell'Olimpo del collezionismo e anche con cioè. una facilità un giorno di rivendere i vostri pezzi. Quindi, a un aureo di Vespasiano così bello, così importante, andiamo ad affiancare un'altra grande moneta romana, un grande imperatore, un bell'imperatore, in una moneta che nel mio vocabolario vado a definire fortunata. Chi mi conosce lo sa, avrà già capito di cosa, a cosa mi riferisco, perché questa è una moneta che si presenta in condizioni di conservazione straordinaria è un aureo di Adriano e la sua, eh, il, suo contorno, eh, il suo contorno lo vedete da, con quella bellissima microfrattura di conio cioè quel, quella mancanza che vedete sul, che assolutamente non deturpa la moneta la rende fortunata perché? perché è stata giudicata una qualità un pelo più bassa rispetto a quella che avrebbe meritato senza quella piccola frattura assolutamente coeva, assolutamente normale su una moneta battuta a mano, ma che vi, fa, vi dà la possibilità di scegliere un Audi Adriano a una condizione qualità-prezzo straordinaria. Fai incuriositevi immediatamente qualora. pur essendo tra l'altro una bellissima moneta Stupendo. con dei grandi rilievi, quindi in questo caso, questa piccola, piccola diciamo rottura di cogno non va assolutamente a eh. influire sulla bellezza. E sulla centratura Insomma andremo a vedere le caratteristiche Di quella che ti ringrazio Non so se l'hai portata perché sai che In assoluto è forse il mio imperatore preferito però eh Ti ringrazio perché Ma non solo il tuo di, ma... Un aureo di Adriano Guarda proprio oggi volevo ti farò un regalo <ride> Bene proseguiamo in carrellata Anche un po' più veloci Proprio perché ci chiamano Già ci sono arrivando dei messaggi Con richieste di prezzi Avremo la possibilità di scelta di un, un argento, e un bronzo, un oricalco, un sesterzi, un Antoniniano di quel grande e curioso, anche la storia ce lo racconta come sia stato un intratore particolare, Elio Gavalo disponibile questa sera l'antoniniano e, e quanto sia bello, non sta ne a me a Elena a raccontarvelo perché l'immagine è così eloquente che non sfuggirà e qui i 700 euro ve la do una quotazione così tanto per farvi capire come ci si può regalare grandi monete romane, importanti monete antiche, belle monete in stato di conservazione con prezzi piccoli piccoli, miti come midi. dice prezzi, il nostro midi, amico. Per anche dare invogliare al collezionismo, avvicinare anche i più giovani al collezionismo insomma, per iniziare comunque a collezionare monete però targate, bolassi. Allora, seguiamo ancora della carrellata, rimaniamo su Roma, magari facciamo vedere se è possibile quella coppia che c'è davanti di sì, Monete di Roma. No, perché completiamo abbiamo... il... Ah, comp vuoi completare sì, completiamo. questa voce? Sì, 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 completiamo. Abbiamo, allora, il... abbiamo una Sesterzio. coppia di Sesterzo anche di, di Gabalo. Esatto, e adesso lo andremo a vedere rapidamente e andremo a completare poi questo panorama della, uh, del primo espositore con un altrettanto interessante, nuovo, nuovo non tanto per genitura ma quanto per offerta commerciale. E questa è una moneta che a me piace tantissimo. Questo è un Massimiano, è un Massimiano Ercole, oh, scusate, un Traiano, traiano Decio, 10. veramente eh, con un'immagine dell'imperatore che è di un'attualità, un di una... Sembra, veramente la fotografia di un personaggio moderno: un Traiano Decio, un soldato, un grande imperatore anche lui proprio combattente, che abbiamo disponibile questa sera. Completiamo questo espositore in modo da proseguire rapidamente nella lettura di tutto il nostro, eh, il nostro bel. Set, king set. Con, un, con una silicola, sì. quindi una moneta d'argento, quelle monete d'argento del periodo tardo dell'impero certo. romano dell'impero romano di Costante, figlio di Costantino, andremo anche qui ad approfondire la moneta mm, e le varie quotazioni, un 30% qualità bolaffi, una anche qua piccola rottura di conio che però diventa anche caratteristica. Le rotture di conio, contrariamente a quello che può essere l'usura delle monete, non vanno a detropare la bellezza, Perché ma sono, sono proprio strutturali cioè. e sono coeve, nascono così nel momento in cui sono state battute e chiaramente i... chi faceva monete ai tempi non le riteneva da scartare, quindi sono monete assolutamente, se volete ancora più un tocco di originalità. So. Bene, Federico io direi di proseguire. Così completiamo la carrellata delle monete antiche, poi ci dedichiamo con altrettanta attenzione, poi c'è una sorpresa, è una puntata da seguire, da seguire con attenzione, è un ricca. po' come tutti i lunedì. Poi la presenza di Elena la rende straordinaria. Eh? E, quindi, e quindi andremo poi a, a, a leggerle. Allora, proseguiamo, proseguiamo con una moneta assolutamente ricca e importante in quelli che sono i suoi dettagli. Vamela a inquadrare Federico perché questa è una moneta che si vede raramente. In diretta forse è la prima volta? Oppure... Guarda Elena, non, 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 non voglio dare appunto altrettanto allora tempo. richiediamolo anni. perché noi abbiamo dei telespettatori che sono il nostro archivio, insomma, sono la nostra memoria che... storica. Allora. Però sicuramente posso dirti, personalmente io non l'avevo mai vista. In allora questo signori... Uh, è uno dei rarissimi è uno dei rarissimi è uno dei rarissimi bronzi di Helios, è uno dei rarissimi grandi bronzi greci, è una moneta in bronzo. Attenzione, non è una moneta in nor ricalco. che comunque è un materiale assolutamente più um, avvezzo a superare i secoli. È bronzo, è una moneta antichissima, è una moneta del 88 avanti Cristo ed è una moneta che riporta su una dimensione veramente importante, lo vedete, il grande bronzo, parliamo di 36 mm, e il volto è di Elios. È enorme, e il volto di Elios è la zecca di Rodi, ricordate esatto. che il volto di Elios era chiaramente raffigurato in quello che era il colosso di Rodi, che era, no, apriva il porto ai naviganti, accoglieva i naviganti. Qui l'avete a tutto tondo, una moneta come lo diciamo sempre. Solo i greci potevano fare una moneta frontale. Eh sì. Questa moneta è talmente rara che questo è lo stato di conservazione in cui noi troviamo queste monete. È veramente qua beato il primo che chiama sì. perché un bronzo, vedete, li portiamo veramente raramente in più di grandissimo modulo, 36 mm. D dici eh. bene Elena. Come fosse uno scudo un po' per farvi capire in qualche modo, ecco. Dici e talmente poi un bene Elena che è una poesia. Che effettivamente... La, il rovescio poi è quasi una poesia. La moneta, hai detto una cosa corretta e la voglio ribadire. Eh, le, la, le monete in bronzo greche si trovano raramente così belle e questa è un'affermazione che qualcuno potrebbe dire... Eh, attenzione signori, parliamo di una moneta in bronzo, il bronzo ma tutto il bronzo, le armi in bronzo, le punte di freccia, il bronzo ci fa andare indietro alla, alla, praticamente All alla preistoria. Pre allora il bronzo è rimasto così per secoli, per migliaia di anni. Avere una moneta di bronzo viene classificata e qui davvero chapeau ai nostri periti, voi lo sapete, ogni tanto io dico eh, esagerano nella, nella severità e anche in questo caso hanno segnato un 20% di qualità e qualcuno potrà dire no allora non la valuto perché il 20% non fa per me. E no amico, qui sbagli stasera, perché questo bronzo di Helios così è straordinario. Bronzi di Helios non esistono. Allora l'opportunità, qui cominciamo a dare la quotazione, visto che stiamo ammirando anche la rosa bellissima di Erodi che contraddistingue il rovescio. Eh, diamola la quotazione. Diamola. 3520 euro. E questa è una moneta che se la chiamate per una conferma e poi avrete modo dal vivo, e come sapete le monete poi dal vivo che si guarda e si giudicano, rimarrete stupiti. Questa può essere una moneta veramente che è stata... Trovata in fondo al mare, piuttosto che si, chissà la storia, ma sappiate che trovare un bronzo di 2100 e più anni fa è veramente cosa assai. La settimana cara. scorsa Elena, io avevo una bellissima e moneta. Guardate da, il rovescio. Avevo una bellissima moneta d'argento di Helios, che è andato in conferma eh, in tempo zero, il nostro amico. Quasi tutti i collezionisti. Questa non ce l'hanno. Non ce l'ha nessuno. Elios, elios va fatto chiaramente. Chi ama le monete col volto frontale, col volto di Elios, non può non portare questa. Questa si trova così. Poi, per carità, può piacere o non piacere. non voglio dire, io sono innamorata delle monete greche. Tanto più quando poi sono rare, così. Ma se la volete, sappiate che potete essere veramente uno dei pochissimi privilegiati. E qui, e qui stasera, chi è, è poco è distratto. Allora, Rosa, è chi, questo, chi è poco distratto stasera e ha. La bontà di seguirci sceglie oggetti, l'abbiamo visto con questo Helios, io su quel Vespasiano, signori, stasera eh, non la smetto finché non avrò la conferma perché io un Vespasiano al 45% pretendo un'attenzione da parte vostra. Andiamo avanti per completarla. Vabbè, però sai i nostri telespettatori ormai li conosciamo, vogliono giustamente farsi oh, un'idea sì. per vedere che cosa c'è, perché magari può esserci anche più di una conferma. Assolutamente. Andremo avanti. Intanto, anche. scusate, ringrazio anche Carlo che ha scritto per eh, salutare. Quindi, tutti per vabbè. te. Oh, un saluto a me, qualcuno domanda. Vabbè, ah, so. ma dai, tu stai già nel cuore di tutte, soprattutto nel mio. Non è che c'è Federico qui davanti <ride> che mi saluta. Eh, che... Dai, sono così contenta di essere tornata. No, ma io ci rimango e eh, voglio un, per favore un saluto, eh, un messaggio. Le <ride> faccio una questione. Sei un a questo... Sì, assolutamente, assolutamente. Allora, abbiamo una coppia di monete romane, torniamo alle monete romane, eh, legate a quel personaggio, a quel grande personaggio dell'antica Roma che, se non sai, lo dico sempre, non sarà quello che ha, ci ha regalato le monete più rare, più importanti, ma sicuramente è uno tra i più ricordati e riconosciuti. Stiamo parlando di Nerone e disponibile oggi avremo una coppiata bellissima, un denaro e un sesterzio. Un denaro e un sesterzio. E qui, è qui proprio perché siate assolutamente affini e allineati, questo sesterzio di Nerone l'avevo la settimana scorsa andato in conferma, poi... Il collezionista ha scelto un aureo, vi dico la verità, quindi ha fatto uno sforzo sicuramente più importante, ha dovuto eh, rinunciarci. Questo è il sesterzo di Nerone con Nerone a cavallo. La settimana scorsa eravate molto interessati e disponibile, in coppia eventualmente col denaro. Completiamo la carrellata in modo da... Ah, Valerio, saluta Lorenzo, grazie. Eh, meno male che abbiamo eh, qualcuno. Due a uno per te ancora, quindi per il momento sei in vantaggio. Eh, ma fino a fine serata palla al centro. Bene, Nerone Denaro e Sesterzio, Denaro e Sesterzio e io direi di completare, così poi entriamo un po' nel vivo della trasmissione, la ehm, carrellata con a questo punto l'espositore che ho qui davanti a me, eh, l'espositore blu no. L'Ottocento, l'800 e anche il Novecento. Eh sì, Le grandi eh sì. proposte veramente. Chiaramente in questo caso ci parliamo di 1800 e 1900 e parliamo di quella che è la monetazione decimale e la grande grande storia del Marengo. Ci state regalando veramente grandi soddisfazioni una offerta commerciale che è stata frutto come sapete di grandi studi, grandi, una piccola grande rivoluzione in casa Volasse ci permettiamo che di dire anche non solo in casa Volasse un modo di rivedere, rileggere, ricollettare di collezionare e ricollocare i marenghi che avete già e quelli, perché no, che vi mancano e quindi andare ogni tanto a completare. Avremo, ma la facciamo vedere tra breve, l'offerta, quella che probabilmente conoscete sì. già, l'offerta diciamo di lancio in qualche modo del Marengo, della grande storia del Marengo, ma andiamo a vedere l'espositore perché insomma ruota intorno al Marengo partendo. Con il marengo, il primo marengo di Casa Savoia, Congresso di Vienna, Restaurazione, Vittorio Emanuele I torna sul regno di... Sardegna e questo è il primo Marengo, 1818, anno proprio del congresso di Vienna. Proseguiamo sempre legato alla storia del Marengo e andiamo a vedere invece una grande rarità, un capitolo affascinante della storia italiana, il 1848, i moti rivoluzionari, quindi questi primi grandi fermenti italiani per l'indipendenza e questo è il marengo della Repubblica Veneziana, quindi indipendenza italiana secca Venezia. Approfondiremo chiaramente. E poi un dittico. Siamo riusciti a portare due monete se la regia ce le rinquadra insieme, grazie mille. Siamo riusciti a portarvi invece dei multipli in qualche modo, il multiplo marengo, un 40 lire, ci spostiamo sempre, rimaniamo nel 1848, ma quella M sta per Milano. Il governo provvisorio di Lombardia e i moti rivoluzionari con la cacciata degli austriaci in Milano portarono all'instaurazione di una repubblica, chiaramente di un nuovo governo e la creazione di queste rarissime monete. Portiamo un 40 lire di grande qualità e poi uno scudo, quindi un 5 lire d'argento. Meravigliose queste monete, meravigliosa l'opportunità di eh, valutare. Eh, entrambe questa sera e anche lo scudo, lo scudo è un pensiero per voi perché vi ricordate qualche settimana fa ne ho portato uno non ho fatto in tempo neanche a dare la quotazione ed è andato in conferma un saluto al nostro amico Carlo che non se l'è lasciato scappare quindi sicuramente grande grande opportunità questa sera con prezzi davvero facili completiamo la nostra carrellata così poi entriamo nel merito e andiamo a dare le quotazioni, ci stanno scrivendo, è arrivato un saluto per te Elena da, da, da Taranto e quindi te lo giro, grazie, con piacere. grazie mille eh, e quindi sicuramente ricambiamo. Certo. E, allora, completiamo il... La C'è <ride> cioè, il Federico alla Camera che ci fa, sta tenendo i conti dei saluti, questa è l'apertura... Vabbè, e ma due. non vale, sono stata assente più di un mese, dai, non sono stata... 20 lire dell'eratrice Vittorio Emanuele III, anche questa eh, una casella importante nella collezione dei Marenghi. E poi Federico, dai, dammi la coppia di quei due bellissimi stemma, perché stasera c'è un'opportunità molto interessante di acquisizione di quelle monete che caratterizzano, caratterizzano in maniera univoca un pontefice. Pensate che abbiamo il 100 lire stemma di Giovanni XXIII e di Pio. Dodicesimo. Giovanni XXIII e Pio XII le due grandi eh, opportunità di scelta delle due monete oggettivamente eh, più interessanti proprio perché, una, quella del Giovanni XXIII, è rarissima: è la unica, grande rarità, sono esatto, 3.000 pezzi esatto, esatto, cognati. E l'altra diciamo, caratterizza assolutamente l'imperatore, eh, il Papa. Bene, eh, direi di eh, adesso partire con, con i prezzi, poi andremo ancora a vedere questo, teniamocelo un attimo. Abbiamo già delle richieste? Beh, sicuramente le richieste sono di conoscere un po' meglio le eh, monete antiche, Ed, eh, abbiamo giustamente l'attenzione mirata. Volevo ripartire da quell'Elios, Federico, perché eh, quell'Elios è un po' come, come posso dire... Il brutto anatroccolo, permettetemi questo, questo paragone, no? Quello che poi però diventa un cigno. Adesso non voglio raccontare la storia perché è lungi da me fare una, una, una trasmissione in cui racconto le, fa, le fiabe. Questo è un bronzo di Helios. Un bronzo di Helios. Che cos'è un bronzo di Elios, gentili amici? Un bronzo di Elios è una delle poche monete greche in bronzo che... Vengono offerte singolarmente. Singolarmente vuol dire che le altre più comuni normalmente fanno parte di lotti, li avete già scelti, Apollo e Poseidone, i lotti di completamento. I bronzi. Il bronzo, in quanto materia, è un qualcosa di facilmente attaccabile dal tempo. E il tempo ha lavorato su questa moneta cercando di eh, avere la meglio su questa moneta, ma forse proprio la presenza di una divinità la protetta nel tempo e allora i sedimenti le tracce di eh, patina che ha colorazioni differenti proprio in funzione del, del luogo del tempo in cui ha vissuto questa, ehm, questo questa, esemplare mi fa piacere che arri arriva una conferma su questo ma su questa cioè, ah, ma io sono felice no, guarda, ma non avevo dubbi perché la trovate così ma questa è la moneta affascinante secondo ma arriva, me ma arriva la conferma eh, per, eh, come si dice, completezza anche secondo quella che è una televendita. Anche se, eh, giustamente, chi l'ha confermata è un, un collezionista che ha la coscienza. Sai, cosa, sai cosa, cosa ha scritto? Ha scritto, è più bella dell'argento. Lui ha scelto una bellissima moneta d'argento di Helios. Ma ha, è vero, e guarda che meraviglia, guarda che meraviglia, guarda che sguardo. La richiesta, il prezzo, tanto perché deve completare giustamente l'informazione e di, eh, diamo la pura 3520 euro ma l'avevo già accennata sì, incarrellata sì. Eh, perché questa era una moneta Bellissima. che secondo me avrebbe rapito sicuramente il cuore di qualche nostro amico complimenti complimenti e proseguiamo nella nostra trasmissione perché eh, torniamo su quello che è il mondo delle monete eh, greche eh, ancora un attimo perché voglio dare le quotazioni a vantaggio sì, di partiamo tutti partiamo con quello Zeus è e bellezza. poi io devo andare su quelle spaziali Quel Vespasiano lì, io. Dai, vuoi andare io, subito su Vespasiano, sei più tranquillo. Io mi fisso un po', tu lo Dai. sai. No, però voglio, voglio parlare di Grecia. Voglio parlare di Grecia. Ma Era perché parla. eravamo partiti così. Eh, no, ma perché c'è quel Dioniso, c'è quel Dioniso. Con quelle quel Dioniso. rosette. Eh, sì. Perché Con quello di... Zeus al 50% ma... a sinistra è già qualcosa di straordinario. <ride> per, perché non parli? Allora. Perché non parli? No, adesso lo guardate e poi gli dovete dire perché non parli. Dioniso. Ok. Enrico, eh, eh, lo so, Enrico, eh, lo sai che questa è stata penitenza per te. Cioè praticamente si dice una moneta <ride> Dioniso, Dioniso. Allora io mm, mi, eh, sono, mi voglio soffermare su Dioniso, ancorché poi torneremo su quello Zeus, perché è una qualità eh, di quelle che si prendono, si prendono subito. Perché il tetradramma di Dioniso, coniato nel 146 a.C., coniato in Tracia, nell'isola di Tracia, in quella zecca di Tasos, tanto cara ai collezionisti di monete greche perché grandi monete sono state coniate in quel di Tasos, perché ovviamente la Magna Grecia è patria di grandi monete. Ma non dimentichiamoci l'Attica, non dimentichiamoci le grandi isole. La testa giovanile di Dioniso con la corona d'edera e la benda sulla fronte. Io vorrei che l'andessimo a vedere proprio nel dettaglio. Perché non basta: non c'è solo la corona d'edera e questa brava, benda, se brava. vuoi, poi che è stata ripresa poi anche in anni sicuramente più recenti, insomma, da Figli di Fiori, no? tutta questa simbologia legata alla natura. Ma ci sono quei due fiorellini, ci sono quei due fiorellini che sembrano quasi incollati. Tanto sono belli, tanto la profondità del conio e spiccano su tutta l'immagine della moneta. La centratura, la capigliatura, ma vedete che il focus della moneta è legato proprio a quei due fiorellini. Lorenzo, ti ha conquistato questa moneta. Sono oh, rapito dalla bellezza di questa moneta. Sono entusiasta di presentare. Questa era un tua, una sì. delle tue preferite della giornata quando abbiamo fatto eh, il prefetto. È Dioniso. Forse eh, pensavi già anche a qualcuno che avrebbe preferito. Dov'è quel catalogo certo, di Grecia? Perché ti il la dobbiamo far vedere la moneta di Dioniso Fotografata. Tipo, fotografata. Quella che. Arriviamo. Allora, quando fai un catalogo, cerchi sempre di. Presentare le cose più belle che hai. Eh beh, però. però eh, e quindi normalmente. Adesso facciamo diventare matte, eh, Federico Ma no. Enrico, e Enrico. Eh beh, però... per il ritorno di Elena ha un po' elettrizzato lo studio, quindi anche i nostri cameraman di Milano sono mancata. Eh? Un Enrico e Regia, eh? non ci siamo dimenticati. Allora, questo è un pedadrama di Oniso rappresentato sul nostro catalogo. Quindi bello. considerato bello, considerato perché bello. chiaramente sui cataloghi eh. le monete brutte, non è che la Volafi non tratta monete brutte, ma eh. comunque non le metteremo mai in catalogo. Guardate la, ahimè poca centratura, diciamo l'assenza di centratura da questo punto di vista esatto, e poi andiamo invece sul nostro meraviglioso tetradramma di Helios, e poi il dettaglio l'esplosione perché l'Helios che avete visto sul catalogo è, è più... stato miniaturizzato l'incisore che ha fatto quella moneta non aveva le grandi capacità che ha avuto quest'uomo che ha invece sf sfondato i limiti del contorno e ha realizzato sulla grande moneta che è difficilissimo il tutto tondo e ha realizzato quindi il volto di Dioniso. La qualità è un 30%, una qualità bella e giusta, una moneta che viene presentata a pesate a 1815 euro, è l'otto numero 2. Il lotto numero 2 a 1.000 euro. Lorenzo, 15. non l'abbiamo ancora detto, questo vale chiaramente a chi magari si dovesse collegare, seguirci per la prima volta. Tutti i nostri prezzi, sì. tutti i prezzi che vi diciamo con massima trasparenza durante la trasmissione possono essere comodamente raccogliati. Izzati, pagati poco per volta. Si possono fare addirittura anche dei finanziamenti a lungo termine. Non stiamo parlando in trasmissioni di 181,50 al mese, non ci piace fare questi discorsi, ma sappiate che è possibile. Quindi con un colpo di telefono, un appuntamento, possiamo veramente portarvi a casa e farvi comprare anche poco per volta. Non l'abbiamo ancora detto, ma. Rimane la parola d'ordine del momento, solidità e quindi mettere da parte anche ognuno chiaramente col proprio passo, con la propria passione, con la propria inclinazione, delle monete che possano essere trasmesse di padre in figlio. Quindi alle. scusa Elena. No. no, dimmi Lorenzo. No. No, alle di Lorenzo. 11 e un quarto, così diamo il tempo a tutti di completare eventualmente lo zapping tra noi e la nazionale. Ci sarà... Un momento di un'importanza, forse apicale in tutte le nostre trasmissioni. Io, qui, ho ve lo faccio vedere perché sennò sembra un blef. A proposito di solidità, a proposito di solidità e, e a proposito di un discorso che voglio farvi, lo facevo. Commentavo con Elena in macchina una cosa che ho sentito in tv e che penso che tutti noi dobbiamo rifletterci: qui dentro c'è qualcosa di unico e meraviglioso e che diventa davvero la sicurezza che state cercando. Alle 11 e un circa ne parleremo. Proseguiamo invece in quello che è il percorso delle monete greche. Quindi hai dato un appuntamento, cerchiamo eh, di essere puntuali. 23, eh. 15, me lo segno qui. 22, no, no, ma no, mi ricordo, non ti preoccupare. Dioniso, ma Demetra, vogliamo parlare di Demetra? Vogliamo parlare di Metaponto? Vogliamo parlare della Lucania? Vogliamo parlare della Magna Grecia? Vogliamo parlare della Dea delle Messi? Vogliamo parlare di un'immagine così bella della Dea? Andiamo, andiamo e parliamo. Signori, eh, la conferma deve diventare un momento per voi di scambio, di scambio reciproco di intenzioni, non di acquisto. L'intenzione è, è valutare, è comprendere, è conoscere, è capire e voler fare un passo avanti. Demetra, 320 a.C. La testa di Demetrio, la corona di spighe, le foglie d'orzo sul diritto e poi sul rovescio, quel rovescio che racconta che è il Elena il simbolo della Lucania il meravigliosa... metaponto, è il simbolo di quell'Italia in questo caso Magna Grecia e il simbolo è la spiga di grano. Una spiga di grano che da allora proprio da questa prima moneta sì. è diventato poi il simbolo delle monete, pensate addirittura alle prime monete della Repubblica italiana nel 1946-47, anche, cioè anche nel Regno, ma per dire, perché segno di portafortuna, rinnovamento, ricchezza. Ottimo augurio. E qui anche scritto come fosse Dattilo scritto come se l'avessimo scritto oggi e non nel 320 a.C., la zecca meta. E poi vedete ancora sulla foglia della spiga di grano la stella portafortuna Questa punta. è la, a otto punta. È, la, è il simbolo di Metaponto ed è del simbolo della Magna Grecia. Magna Grecia culla di tutta quella cultura, quel del Mediterraneo. Culla e soprattutto terra in cui sono state coniate le monete oggettivamente più belle di tutto il mondo greco. E le belle tra le belle. E qua demetra, insomma, la delle, delle messi che quelle stesse spighe di grano, come potete vedere, riporta nei capelli. Poesia. Qui la mitologia, il mito, la storia, la realtà si fondono tutte insieme. 3.300 euro, 30% di qualità Bolaffi per una delle monete che incantano sempre. Lotto numero uno, 3.300, 30%. Dove siete? Dove siete? Su, siate con noi stasera. Io qualche idea ce l'ho, eh. però chi, chi è diverso, ma è diverso. Nel senso chi sceglie, chi pensa anche al proprio futuro, segue la nostra trasmissione. Ma magari fate... La storia non passa, eh di moda. no, no. no, no. Allora, completiamo perché l'abbiamo promesso questo eh, Zeus al 50%, sì. Lo, mi, mi riempio la bocca di un 50%, perché parlare di una moneta greca, di una moneta antica, di una moneta del 323 a.C. E poterla definire prossima a quella che è il fiordiconio eh, non nell'accezione del 100%, ma in quello che è il fiordiconio nella logica delle cose, cosa vuol dire? Vuol dire che il massimo eh, su una moneta così antica è proprio questo livello, il 50, il 55, pu puoi trovare forse un 60%. Stiamo parlando della moneta di Zeus, stiamo parlando di quella moneta coniata du durante i grandi regni. Macedoni con la testa laureata di Zeus a destra, con la testa di Zeus. Io questa moneta la guardavo oggi pomeriggio, la guardavo con la luce del sole che entrava dalla mia finestra, un raggio di sole che colpiva la moneta. E la, dopo un temporale che c'è stato oggi a Torino e si illuminava. Strano perché non capita eh, sì, mai. E si illuminava, veramente sembrava chiamare. La luce, ma davvero adesso mi sembra una sviolinata. Beh, ma, ma guardate quella... già qui, guardate lo zigomo. Eh, lo no, zi... ma guardate va. lo zigomo. Adesso va bene. Cioè, la barba, la, barba, la barba, i dettagli di quella barba, la, la fluidità, la morbidezza di quei ciuffi di, di capelli sulla fronte e dietro la nuca, il, il filo che cinge, che, che chiude la corona. Vabbè. Ma è, è io mi immagino l'incisore e l'uomo che con un colpo di martello creò questa moneta veramente rimase probabilmente senza fiato sì, ma dovrebbe... perché queste erano monete che erano già belle 2400 anni fa eh beh, dedica... non, cioè, erano già belle già ai tempi dedicate... perché certe caratteristiche le monete nascono così dedicate a un dio un dio in cielo Zeus un dio in terra quel Filippo II il Macedone che muove le connessioni macedoni sono ricorretti perché sono, è stato il periodo più florido nell'ambito eh, della cognazione. Lo volete il regalo vero, il rovescio di questa moneta? Il rovescio di questa moneta è inedito, inedito. Avete un tetradramma di Zeus? Prendetene un altro, non cambiatelo, ma prendetene un altro, affiancatelo perché eh, lo specializzare sulle grandi monete di grande qualità non è vietato, ognuna di queste monete è una moneta a sé stante. È una moneta unica e allora questo cavaliere, questo giovane cavaliere, al, nel, al passo con questo cavallo eh, che ha una, della, una muscolatura, un'eleganza, una portanza, una ricchezza di dettagli. E poi lo vedete quel particolare assolutamente inedito, inedito: lo vedi il 13 giugno del 2016. Bravo, Federico lo sta indicando. Tra le zampe del cavallo, una spiga di grano. Una spiga di grano e poi la lettera greca, gamma, la gamma. E poi, tra le due zampe anteriori. Tra interiore. le due zampe anteriori, quindi la. E il nome di Filippo in caratteri greci. Avete un figlio Filippo? Vi chiamate Filippo? Tra un nipote, Filippo, Filippo? Filippo con cavallo. Dai. Filippo, Filippo, salamante dei cavalli. E quindi vedi, torna anche nella simbologia il cavallo col nome del grande, innamoratevi della bellezza. Filippo II, innamoratevi della bellezza, Ma della bellezza, della storia, della concretezza, de diversificando il vostro patrimonio. Qui è un mix, qua è abbastanza facile innamorarsi. Lotto numero 3 la richiesta 4.400 euro per un 50% di qualità. Grande veramente, qualità veramente, grande, grande. per le monete le poche monete dedicate al padre di tutti gli dei Zeus. Quindi, veramente questa è una dei top sì, delle monete top che va bene dire Queste così tre, per carità, tu no, hai dato un no, appuntamento no. importante alle 23.15. Ma no. rimanendo sul mondo antico, questa è sicuramente una moneta per cui un colpo di telefono vederla dal vivo e poi scegliere comodamente esatto, vederla dal vivo e poi scegliere perché no. è giusto perché noi, sai perché Lorenzo ci emozioniamo così perché abbiamo avuto modo di toccarle con mano vederle questo pomeriggio, commentarle vederle con la luce giusta come hai detto tu chi ci conosce lo fa già lo sa e ascolta il nostro consiglio un colpo di telefono non è un acquisto è farvi mettere da parte un pezzo di storia emozionatevi, venitevi, veniteci a trovare a Torino Milano, Verona, Roma, oppure veniamo noi comodamente, non l'abbiamo detto, ma abbiamo una rete vendita dislocata su tutto il territorio nazionale. Quindi per noi veramente sarà un piacere venire a casa vostra e portarvi questa o altre monete che vi colpiranno. Entrate magari se non siete già collezionisti in un mondo nuovo, che poi nuovo non è perché 2300 anni la storia non passa di moda. La nostra rete vendita, non avevamo ancora fatto vedere la nostra squadra, i tuoi ragazzi, Lorenzo. La nostra nazionale di numismatica. È vero, numismatica. è vero, sembra proprio sì. la nazionale della numismatica. Bene, allora, io su quel Dioniso, a 1815... prezzo la... anche relativamente facile per essere una moneta Soprattutto per antica. chi ci segue da settimane, da mesi, quanto sono belle le monete greche, quanto sì. mi piacerebbe sceglierle, ma, ma non so, forse... Ecco, questa è giustissima, me la fai vedere ancora un attimo. 1815. Io mi soffermo proprio sulla eh, importanza stilistica di questa moneta: quelle due, quei due fiori, quelle due margherite applicate, come dicevi tu Elena prima, sembrano messe successive al conio, quando invece sono state realizzate con un colpo di martello le due, eh, due, due vezze di questa moneta. Una moneta che io. Meravigliosa, il rovescio. Non l'abbiamo la... commentato, tra l'altro. No, siamo Ercole... andati con Eracle con Ercole, Ercole nudo. così: nudo con tutta la sua muscolatura, la sua possenza, la clava, la pelle del conferma sì. 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 Bene. Passiamo a Giuseppe di Rini. Io il signor Giuseppe oh, Di Rini che, che vado a salutare e a ringraziare. Grande conferma, e grazie. Esatto, complimenti, signor Giuseppe. Un saluto alla carissima Rimini, stiamo è andando in, quella, in, quella, in quel momento in cui si apprezza ancora di più. Eccolo qua, il suo Dioniso: avevo modo di vederlo, di valutarlo. Signor Giuseppe, è una moneta meravigliosa. È una moneta che non so se va ad affiancarsi già ad altre monete che fanno parte della sua collezione, non so se è la prima volta che ci segue. E che eh, sceglie delle monete. Io, in entrambi i casi, io mi perdoni. In entrambi i casi, se posso permettermi eh, di dare un consiglio, che è un consiglio, attenzione, assolutamente, che non costa nulla, che non la impegna in nessun modo ma che la mette in quella condizione privilegiata di scelta, allora la voglio dedicare prendendola in mano questa moneta, entrambe, perché io le adoro le monete greche, ma questo Zeus, signor Giuseppe, è, sto ancora un momento in dedica su di lei perché eh, giustamente ha saputo cogliere la bellezza di, quella, di quel Dioniso, ma qui c'è da fare senza dubbi una conferma per dire fammelo vedere dal vivo questo. Maurizio verrà a trovarla e porterà a vedere questa moneta, il nostro funzionario di zona. E guardi che meraviglia questo Zeus. Zeus è il padre di tutti gli dèi, è colui il quale tutto poteva. E allora ecco che scegliere le grandi monete di Zeus, così come quelle di Poseidone, quindi le monete assolutamente centrali in quella che è la mitologia, e cosa assolutamente Importante. poi un rovescio che toglie il fiato guardi tre, la dimensione del cavaliere rispetto al cavallo la centralità e l'importanza del cavallo di, di eh, una moneta che è coniata proprio in onore di Filippo Filippo II di Macedone che proprio è nel suo nome l'amante dei cavalli allora la buona eh, conferma che eh, mi sento di, anzi, buon consiglio che mi sento di darle, è ancora un cenno al centralino col messaggio, con una telefonata, e dire portatemi a vedere anche quello Zeus, non so, non lo compro, guarda metta le mani avanti, io dico sempre vado contro, eh, eh, no. ma dico mettetele le mani avanti, io dico, non la voglio comprare, Qu quasi sicuramente non la compro, ma la voglio, la voglio vedere, la voglio valutare. E questo Zeus al 50% vale ognuno dei 4400 euro facciamo vedere il catalogo che qual è la qualità media Elena certo. e capirà il perché scegliere in visione questo questo Zeus questo bellissimo tetradramma di Zeus eh, vede, vede questo è in realtà ci manca uno zero eh, guardate qua 40% questo è cioè 4 ma perché manca, manca si è un refuso zero. un errore di catalogo però la, la, la moneta parla Chiave, eh. Ecco, se riusciamo a stringere ancora un po' per farvi capire i dettagli della moneta che abbiamo oggi eh. e invece l'altra che era sicuramente era un bel esemplare ma non aveva questi stessi, è il livello proprio di definizione della moneta. Bene, diamo la quotazione, l'otto numero 3 4.400, così come. E poi abbiamo ancora libera in conferma sì. la, Demetra, la Demetra. Con la zecca di Metaponto. E anche questa è una moneta. 3.300 euro, una moneta anche importante per gli amanti delle monete d'argento legate sì. al, all'inizio di qualsiasi tipo di collezione. Qua siamo veramente, lo diciamo sempre, all'anno zero della monetazione. E qui siamo all'anno zero, come diceva Elena, ma siamo all'anno 10.000 per qualità. Io eh, per bellezza. mi soffermerei sull'intreccio di questi capelli con le spighe di grano. Eh, e il, guardi, guardate la spiga, guardate questa spiga, quanto è dettagliata. Si vedono addirittura eh, le, punte. le punte, qua, qua e qua. Ma è un colpo di martello dato quando, Elena? Ricordiamolo quando è stato dato. Nel 320 avanti Cristo, in quella Lucagna, in quella veramente terra centrale, in quella Magna Grecia, nella culla del Mediterraneo, ricca di messi, con un clima incredibile, e dove non poteva essere altro rovescio che una spiga di grano, simbolo proprio di Metaponto. Bene, sono disponibili entrambe, ancora mi sono permesso di consigliarle in maniera. Privilegiata con un attimo di priorità al signor Giuseppe, anche di perché Rimini. già che magari se ne vede una, tanto vale magari vederne due, però attenzione, eh. grazie ancora per la conferma. Grazie ancora. Allora io adesso, visto che. Lorenzo, eh, dove mi porti? Secondo me questo è l'ora in cui anche i distratti sono passati da noi perché ci deve essere l'intervallo tra il primo e il secondo tempo. <ride> Perdonatemi, ma è evidente che è la nazionale. Probabilmente questa sera attireremo. No, più. dai, forza Azzurri, ah, eh, infatti, cioè ci non si può. Lei. So che siamo anche in vantaggio, quindi dai, speriamo. Dai. Allora, il vantaggio lo voglio dare io a voi, mostrandovi, mostrandovi una moneta d'oro romana. Che se non muove l'interesse da parte vostra, significa soltanto che non riuscite a valutare l'importanza di questo aureo di Vespasiano di questo aureo di Vespasiano. E qualcuno sta dicendo, vabbè Lorenzo ma l'aureo di Vespasiano l'ho visto io, l'ho visto, lo, me l'hai fatto vedere la settimana scorsa, lunedì scorso. Sì, ma non era questo. Eh no, gentile amico. Lunedì scorso abbiamo avuto. A, 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 Cristina. Il signor Giuseppe ci comunica che qualche mese fa ha comprato un 3 dramma di Ah, e allora signor Giuseppe? Vabbè. E allora signor Giuseppe. Ha comprato a, a, lo Zeus e a questo punto un bel trittico. una Demetra. Eh, la Demetra, la Demetra. No, no, è vero, una Demetra, tra l'altro imperfetta e a qualità bellissima. Quella Demetra... 3.300 euro. Faccia un trittico, lo valuti, poi magari, come sa, visto che qui è già il nostro cliente, c'è possibilità di dilazionare il pagamento. Ecco, ma se lo immagini così il suo eh. trittico, sarà così, magari un bel cofanetto con il suo Zeus, con il suo a questo punto Dioniso, che lo guardano tutti ma non è disponibile, che è confermato e quella Demetra, bella eh, una dea tra i due eh, dei, tra due divinità due, maschili due divinità maschile. una presenza femminile e che presenza femminile, questa Demetra di Metaponto eh, perché non non, la, non valutarla eh. e poi manca, ancora signor Giuseppe proprio la zecca della Magna Grecia, magna ecco, Grecia. tra sì, esatto, la perché Magna Grecia, sì esatto perché è anche bello avere un po' di un po' di ricchezza di zecche anche all'interno della propria collezione comunque personalizzatela voi, scegliete voi la vostra collezione noi vi diamo tutti gli strumenti o almeno ci proviamo allora Vespasiano signori Vespasiano signori questo Vespasiano eh, io... ti ha stregato eh, io ogni... no, ti ha stregato sì, lo so ma ogni lunedì io, gli amici <ride> a casa lo sanno ho i miei carucci. eh qualche, qualche settimana fa ve lo ricordate quel comodo confermato a mezzanotte meno due minuti dal nostro amico di Genova ancora un caro saluto e un complimento per chi sa scegliere le grandi monete e questo Vespasiano perché a me fa vibrare il cuore fa venire il prurito alle mani perché io so e lo so perché mi informo perché il mio mestiere è informarvi e poi informare voi so quanto gli aurei di Vespasiano di Tito e di Domiziano siano sempre in qualità medio-bassa se non bassa e conferma né il fatto che la settimana scorsa, ricordate, avevo questa bellissima, eh, questo bellissimo trittico, ma di qualità oggettivamente molto bassa. Quando un aureo di Vespasiano ci si presenta in una qualità del 15% superiore alla media, cioè del 45%, perché carta canta Federico, facciamo vedere il catalogo, perché carta canta, e facciamo vedere il catalogo che ci racconta che gli auri di Vespasiano, belli, la Bolafi li trova al 30%. E infatti sono così: sono così, sono senza che? capelli, senza uh, tratti, so veramente quasi abbozzati. Ma non perché lo fossero all'origine, ma perché hanno subito il tempo. Te Devevi... Tende a succedere un po' quello che succede anche con Nerone: arrivi molto alti e moneta consumata. E allora ecco, concentriamoci, poi diamogli tutto il, lo zoom che riusciamo. Questo Vespasiano, e eh, lo, lo vedi sulla capigliatura, lo vedi sulla corona, eh, lo vedi sul, sul ritratto, lo vedi sulla presenza. lo vedi sulla scritta, sulla scritta anche. In Cesare Vespasianus Aug, perfetta, ancora con veramente in rilievo. Vespasiano, colui che diede poi là a un'agenzia importante con i figli poi i successori e poi il rovescio il rovescio è eh, in una serata un po' così eh, con il rientro di Elena con la, la, la nazionale eh, in tv è una serata un po' speciale con le 23.15 in cui succede fuochi d'artificio qui in, in trasmissione con la Pax che ce n'è tanto bisogno con la Pax sul rovescio che sulle monete di Vespasiano non l'avevamo mai vista. Sulle, la Pax l'abbiamo vista qualche volta, anzi ricorrente, sulle monete di Tiberio. Ve lo ricordate? Ce l'avete magari. La Pax, la Livia. la Livia. Ma questa è la Pax romana, ma è la Pax romana. Ricordiamo perché il concetto di Pax romana va un po' approfondito, perché lui diceva pace, ah che bello, siamo tutti amici, tutti in pace, ci cioè, volevamo se bene. La Pax romana era quella cosa? quel sentimento forzato che i romani imponevano alle popolazioni che conquistavano. Siamo in pace, e gli altri dicono, è beh, facile. detto. Si... <ride> è, facile. è facile, dicevo così. che i romani tendevano un po' a imporla eh. la pace, ecco, eh, ai, ai, La pace... ai colonizzati, eh. diciamo, tendevano un po' a imporla, insomma, non ha la nostra visione, se vogliamo, più romantica, esatto. giusta ed equa, però comunque era sempre un bel simbolo. La moneta è del 70 d.C., quindi nel primissimo periodo, dove Vespasiano imperatore dal 69 al 79. E' il primo, tra l'altro, imperatore di origini non nobili, ma che viene fuori da quella piccola borghesia che inizia anche a prendere lustro meriti, dai meriti meriti come soldati no? sul campo. E quindi eh, questo aureo di Vespasiano muova immediatamente la vostra attenzione e curiosità. Allora, per i nostri amici, siamo i tanti ormai, che stanno uh, approfondendo la collezione, passando alla collezione dei rovesci e quindi hai un auro di Vespasiano, vai a controllare ma puoi anche non farlo, non ce l'hai con la Pax, quindi immediatamente da valutarsi come uh, seconda moneta di Vespasiano, che è seconda per acquisizione ma probabilmente diventa prima per importanza, per stato di conservazione, 45%. 45%, 45%. Eh? E dice, ma io ho visto i 60, i 70, sì, ma di fine impero. Vespasiano 70 d.C. 70 d.C. Non ce l'hai Vespasiano e non fa finta di niente, non fa finta di niente. Allora signori, 17.080 euro è la richiesta. La richiesta per un Vespasiano al 45%, che scegliete oggi? o non scegliete più, ma non perché eh, diceva, vabbè, ma cosa su succede? Succede che troveremo il Vespasiano al 30, al 35. To! Stappando una bottiglia per festeggiare al 40, ma al 45, ma cosa sono 5-10 punti? No! Sulle monete romane, sulle monete greche, 5 punti sono tanto, 10 punti sono un abisso, 15 punti sono eh, la traversata transoceanica. Signori, eh, non facciamo finta. Allora io ne parlerò più diffusamente eh, nell'ultima ora di trasmissione perché eh, voglio andare a muovere delle leve importanti. Ma siamo in un periodo tra quello che sta succedendo a livello generale, tra le borse che ogni giorno stanno precipitando. Una, una, adesso c'è una parola che sta spaventando tutti, si chiama Brexit. Eh, se Veramente la, avverrà questa uscita, ma voi lo sapete che cosa prevedono gli esperti? Prevedono veramente periodi in, non controllabili. Io ho sentito affermazioni, forse anche esagerate, su quello che su, potrebbe succedere con veramente le borse che precipitano, con risparmi bruciati. Allora qui io mi rivolgo al buon padre di famiglia, qui basta, eh, ma è una trasmissione storica, eh, ma io colleziono i tappi di bottiglie, ma io colleziono i quadretti con il gancio al contrario. No, qui si tratta di fare una scelta assolutamente eh, razionale. Non vi piacciono le monete, pazienza, differenziate il vostro portafoglio di investimento e prendete pochi oggetti molto giusti per rarità, per stato di conservazione e per incremento. Noi e non l'abbiamo mai fatto. Andate a vedere monete.it, abbiamo pubblicato le quotazioni degli ultimi dieci anni, che sono in crescita. Ma non perché siamo bravi noi, non perché siamo bravi, noi, noi lavoriamo tanto, ci diamo molto da fare, è vero, ma questo si sta concretizzando con l'aumento importante dei collezionisti di monete. Perché le monete non costano ogni gestione, le monete non sporcano, le monete non sono tassate in nessun modo quando le vai a comprare e a vendere a comprare scusate probabilmente c'è un IVA. Ma non si paga il capital, capital gain sul, sui, sugli incrementi, non si pagano tasse di successione perché sono al portatore. Questi sono i grafici, questo non è una, una roba pubblicitaria, amici. Eh. Questi sono i listini Bolaffi 2007-2015. Guardate la linea gialla cosa ci racconta. L'incremento delle monete. Andate a visitare monete.it, registratevi e vi danno le previsioni di crescita. Allora Bolafi nel momento in cui dà una previsione di crescita fa un'operazione veramente in cui ha ragionato e ha concretezza di quello che dice, prevedendo le crescite. Allora vi risparmio di 17.000 euro per questa moneta. Intanto valutate qual è il vostro pacchetto di risparmi e prendetene una piccola quota, per qualcuno piccolo, per qualcuno molto piccolo, per qualcuno anche importante, ma scegliete quindi le monete che abbiano le grandi caratteristiche che vi sto dicendo. Io eh, non ti costringo, io ti consiglio, quindi eh, grazie eh, la conferma che arriva è una conferma giusta, è una conferma importante, è una conferma, amico mio, che va esattamente nella direzione che non hai iniziato a fare oggi, hai iniziato a fare già da due anni. E questo che è spaziale, al 45% va bene per te confermato, via. Bene, complimenti. Complimenti. Anche complimenti. perché va a arricchire già arricchire. una bellissima collezione. Eh sì, perché appunto le mie, le mie affermazioni... Le tue affermazioni però valgono per i collezionisti, per chi ormai ama le monete, questa moneta va a casa di un grande collezionista, ma vale anche per chi, come dicevi tu, magari delle monete sinceramente non gliene porta un granché, che vuole veramente mettere da parte concretamente i propri risparmi, i propri risparmi anche lontano a quelle che possono essere altri beni rifugio, considerati però beni rifugio che però hanno delle forti oscillazioni, vediamo anche in questo periodo, l'oro e non solo, quindi c'è bisogno di un qualcosa che non è replicabile, qualcosa di unico, qualcosa di cui... I pezzi che ci sono in circolazione sono quelli. E tra l'altro, sulle monete greche e romane, come potete facilmente intuire, non si possono prendere monete di scave, le monete devono essere certificate, devono avere una provenienza certa e sicura. Allora, appoggiarsi a Bolaffi, anche per un consiglio, che sia di Lorenzo, che sia uno dei nostri consulenti, veniteci a trovare nei nostri negozi, ma fissatele queste monete. Ha detto bene Lorenzo, la vostra capacità, non vi vogliamo fare i conti in tasca, guardate voi quello che siete in in grado una parte chiaramente dei vostri risparmi, non vi consiglieremo mai magari di mettere chiaramente il 100% dei vostri risparmi, ma una parte di solidità, una parte che possiate lasciare serenamente, tranquillamente, lì perché non ha bisogno, come abbiamo detto, di manutenzione, perché è al portatore, perché voi potete lasciare ai vostri figli, perché quando andate a rivendere, in bolasti o nelle grandi asse internazionali non pagate un euro di... Tassazione. Sono cose importanti da valutare. A proposito di aurei, andiamo sull'altro grande aureo della moneta, serata, che tra l'altro siamo moneta. veramente in quello splendido secondo secolo d.C., nell'età dell'oro per rimanere sì. di quello che è l'impero romano di Occidente. Il grande impero romano che trova finalmente la pace, i massimi confini, una grande anche armonia dal punto di vista sociale, no? si direbbe adesso culturale. Con l'imperatore Adriano e quindi siamo di nuovo in presenza questa sera. Lorenzo è con col nostro ufficio acquisti a trovare un'altra incredibile moneta. Andiamo a vederla. Sì, vediamola perché. Eh, eh. Vedete, questa moneta lo dicevo, lo dicevo prima. È una moneta che mh, probabilmente in un altro momento avrei potuto tranquillamente dire che è una moneta di nuovo a un 45% di qualità Dice perché non lo dici? non lo dico perché la moneta del 134 d.C. è stata giudicata correttamente qui davvero non posso che io ogni tanto mi permetto di scherzare ma la serietà e l'attenzione con cui i nostri comitati peritali valutano le monete Va oltre ogni considerazione commerciale. La moneta va valutata per quello che è. E allora, quella micro frattura di conio: che cos'è una frattura di conio? Quando il mastro battitore ha tirato la martellata su questo audio di Adriano, un pezzetto assolutamente esterno, perché lo vedete, del tondello è saltato, e allora ha creato quella piccola mancanza che vedete. A ore 6 in basso sulla moneta. Per fortuna non ha deturpato in nessun modo, in nessuna maniera la moneta ed è eh, il motivo per cui la moneta si presenta, nello suo essere generale, bellissima. È una moneta che mi sembra moderna per realizzazione perché guardate il campo, la parte non coniata, non è certamente tendente al fondo specchio, ci mancherebbe perché non esiste il fondo specchio, l'hanno inventato nell'Ottocento, nel fine, fine dell'Ottocento, ma è, ha un campo assolutamente pulito, garbato, con quella immagine centrale di Adriano straordinariamente conservata. La leggenda, e qui la fortuna di questa moneta, non avendo una leggenda che corre sotto il collo, la, la, la frattura la, non l'ha deturpata. Non l'ha deturpata, tanto che se fosse stata deturpata avrebbero deciso di rifonderla e farne un'altra. Sì. Le, la zecca romana era strutturata, era severissima, era strutturata come un ministero, c'era un'attenzione anche già ai tempi alla qualità, forse noi deriviamo un po' direttamente dalle zecche romane no? i nostri periti, quindi è stata accettata e gli aurei ricordiamo che erano le punte di diamante, le monete più rare, quelle con cui venivano le transazioni più importanti, è stata riconosciuta come un'ottima moneta proprio perché questa micro Frattura di conio in nessun modo andava a rovinare, a deturpare la moneta, il peso, le caratteristiche tecniche e soprattutto il volto, cioè l'immagine dell'imperatore. E poi il rovescio, perché il diritto. Un rovescio particolare tra l'altro, un rovescio che non se ne vedono spesso, no. tanto che probabilmente mi sembra a memoria che sul nostro catalogo non è stato mai forse. Mamma mia! Non è stato che mai è catalogato. Speciale, eh. E ricordatevi che la ricchezza delle monete romane sono i rovesci. Assolutamente. I diritti possono affascinarvi: c'è l'imperatore più raro, c'è l'imperatore che vi ricordate più quello che vi ha conquistato sui banchi di scuola. Che o bello. nelle letture che poi avete fatto in età più adulta. Ma sono i rovesci che danno il sale, il pepe, il gusto alla vostra collezione. Non vi. Non vi annoieranno mai ci sono collezioni di rovesci e allora quando in Bolaffia, ancora oggi il 13 giugno 2016 non facciamo pagare i rovesci più rari un euro di più nulla vi vieta anzi vi consigliamo di fare anche più rovesci La, sulla stessa il, tipologia il rovescio delle monete romane riporta con una frequenza importante la personificazione delle virtù dell'imperatore, allora eh, l'abbondanza, allora la, la salus, la pietas, la pax, in questo caso la securitas augusta, la securitas augusta è un messaggio di una profondità storica incredibile perché, perché l'Adriano che è l'unico, forse uno dei pochi imperatori che ha viaggiato in tutto l'impero, che ha voluto conoscere eh, i suoi cittadini, passatemi il termine, i suoi. Che eh, eh, ha voluto dare ha anche voluto proprio dare sicurezza. sicurezza ai confini, portando anche, anche pace. Il Vallo di Adriano. E allora eh, vedete quanto la sicurezza sia assolutamente adatta e centrale per Adriano. Una sicurezza, tra l'altro, in uno stato di conservazione pazzesco. La qualità media degli auri di Adriano, signori, è 30%. Questo aureo di Adriano, fortunato, fortunato, eh, veramente lucky one: se è, è un aureo di Adriano che. Soltanto a vederlo sul rovescio... Non si vede il 50%. La perché non si vede neanche minimamente bah, la fruttura del cibo. Era il 50% e lo andavate a pagare, sapete quanto? Ve lo dico quanto... No, lo e basta aumentare. Basta, no, abbiamo... Perché noi sappiamo esatto. al 100%, esatto. un aureo di Adriano oggi è 41.800, l'avreste pagato 20.000... 20 allora noi vi chiediamo 14.630 e fate una lettera di ringraziamento al nostro Comitato Peritale dopo averla valutata e eventualmente scelta dicendo grazie perché dammi un diritto al rovescio di questa moneta, ah eccola qua una statua della sicurità. Guarda che bella! Che era proprio così perché reggeva in mano lo scettro era sì. la classica rappresentazione poi guardate l'altra invece sulla nostra moneta guardiamo ancora l'eleganza con cui è seduta e come appoggia tenendosi la testa indietro l'altra mano sì, è guarda è veramente, è veramente femminile sì. sembra elegantissima eh, davvero credo che sia la posizione più scomoda del mondo però riesce a, a mantenerla con un'eleganza clamorosa sì, è, è, è sembra, sembra una dama una dama rinascimentale. Sembra uh, Ma no, dipinta... panne, il pannello, la gamba e il panneggio della veste. Mi incanta. Mi encanta questa moneta. E mi incanta il messaggio che Adriano attraverso gli auri voleva far passare. Securitas. Sicurezza. Io il vi messaggio. Do, vi do la sicurezza di preservare i confini. C'era già una spinta enorme da parte delle popolazioni barbariche, da parte della, dei, dei britanni che effettivamente costringono Adriano a costruire questo vallo di Adriano. Allora guardate che stasera i fortunati sono quelli che sono qui con noi, che non sono distratti, perché ecco, i più veloci hanno già scelto quel Vespasiano spettacolare, quel Lello spettacolare, quel Dioniso spettacolare, questa dice ma è tutto spettacolare no, non è tutto spettacolare ma noi ve lo stiamo spiegando il perché io mi permetto con Elena ci permettiamo di eh, enfatizzare determinate cose perché poi c'è la certezza dei numeri c'è la certezza di un catalogo che ci racconta che gli aurei di Adriano questo è il catalogo delle Monete romane è chiamato anche per i cataloghi io non lo dico con frequenza ma magari qualcuno di voi è un po' che ci segue dice ma prima di fare una scelta vorrei approfondire, posso avere un catalogo? Certo, basta chiamare il centralino e ordinarlo. E scoprirete, come sto facendo io, che oggi, Adriano, fine, eh? eccolo qua, adesso ve lo vado a mostrare. Adriano ci racconta il nostro catalogo che la qualità media è un 30%. Allora se qui oggi questa moneta ve la portavo al 45%, eh? la pagavate quasi 20.000 euro? e avevate una qualità decisamente superiore, ma qui la qualità superiore nella moneta non è nel numero scritto sul certificato, perché è già superiore alla media questo 35, ma in realtà è come scegliere, non so come dirvi, è come prendere una, una Ferrari e ti dicono guarda c'è un graffietto sul paraurti, eh, però lo del prezzo e quindi lo valuto per quello che è. E quindi non costa 100.000 euro ma te lo faccio pagare 85. Ma non è neanche come il graffetto sulla Ferrari. Perché il graffetto sulla Ferrari? Perché il graffetto sulla Ferrari, quindi, Ferrari è già qualcosa che è stato creato in qualche modo dopo, magari qualcuno che toccandolo. Questo è proprio. Dai. è insito nella moneta, è la bontà nella moneta, è la bontà di un colpo. Di un colpo lo sapete com'erano tondello rovento e in questo caso di oro e poi veramente tra un un'incudine e un martello un colpo secco dato. Quelle monete brutte erano chiaramente scartate subito, c'era un attento controllo della monetazione, tanto più lo abbiamo detto sugli aurei che poi andavano a rappresentare a pieno titolo l'imperatore in giro per il mondo terminato, Vastissimo, che era dell'impero romano d'occidente, quindi questo è segno di bontà della moneta, che è stata considerata già nel secondo secolo d.C. una moneta che poteva tranquillamente circolare. Era arrivata sino a noi grazie a mani sapienti che hanno saputo portarla con uno grande stato di conservazione. Riflettete su quel rovescio, che è la sintesi del messaggio dell'imperatore Adriano. E qui chi ha l'onore di portare un nome così importante, un nome di un imperatore, è una moneta così, ah, eh, se, se la dovrebbe regalare, dice ma ce l'ho già, non importa, qui bisogna fare qualche follia ogni tanto. E allora? eh? Scegliamo, Anche perché non con questo rovescio, secondo questo me. Rovescio, no. aspettiamo un messaggio. Beh, beh i rovesci sono imperatori a cavallo. Ci, ci, poi ogni moneta racconta una storia, lo diceva giustamente Elena. È questa della securitas, questo senso che Adriano, come pochi, seppe portare avanti. Non è un caso, infatti, che la virtù che tra, della securitas sia stata socialmente. E che tra l'altro è tra proprio una moneta. Tarda nella vita di Adriano, questa ed è un problema che sentì proprio negli ultimi anni, soprattutto di vita. Allora, Quindi è proprio connotata anche. Allora, adesso me. voglio dare Dove mi porti? le quotazioni un oh, po', e poi voglio far vedere questa, questa prima viaggio. sorpresa. Ma mi dai le quotazioni, voglio dare le quotazioni delle monete. Romane ancora disponibili. Aspetti, poi beh, le leggiamo beh. anche su vostra richiesta, le andiamo a leggere Dai, tu nella seconda mio, parte sì. della trasmissione. Andiamo un po' rapidi così sì, passiamo così a qualcos'altro. Sì, così un po' di perché okay. poi ho questo cofanetto eh, sorpresa qui a fianco a me che, che voglio far vedere. Elio Gabalo, Elio Gabalo, El Jebal, il Dio del Sole Antoniniano, prezzo An mite, bello. prezzo piccolo sì, mi sì. sento di dire, 700 sì. euro, addirittura adattissimo anche a un bel regalo per farvi veramente... Ricordare in una maniera originale, giusta, con un bel certificato, un bel cofanetto. Non mi stuferò mai di dirvi che noi le monete ve le portiamo chiaramente, così perché la Bolaffi porta le monete libere, pronte per essere controllate, pesate, non incapsulate, ma possono essere inserite. Anzi, vengono già inserite in bellissimi cofanetti. Quindi, attenzione anche a quello che può essere un'ottima idea regalo: 700, felicità Felicità su 700 euro e la felicità. Poi andiamo a vedere. L'altra moneta eh, che abbiamo moneta di Elio Gabalo, abbiamo, abbiamo un sesterzo allora, Le monete di Elio Gabalo, le monete di uh, Traiano Deccio, le monete di Massimiano Ercole, le monete di Galba... Sono non una grande avete, novità. Non eh? ce l'avete, questo è il nuovo catalogo, questo è l'appendice del catalogo che poi andrà a integrarsi col catalogo che già conoscete. Ne verrà fatto uno unico, vero esatto, Lorenzo? Sì, poi? sì. Ehm, ecco, qua quindi... Stanno passando le monete in grande qualità, con i primi prezzi, perché 700 euro per una moneta, ancorché evidentemente il suo prezzo è funzionale alla quotazione, ma così bella, poi ve la, vi pentite di non averla presa, quindi cominciate a mettere via, eh, non, non siate sempre secondi o terzi, perché poi rinunciate alla qualità e vi accontentate e le pagate magari l'anno prossimo con il listino aumentato. 700 euro il mio e Elio Gabalo abbiamo anche il sesterzio che adesso andiamo a vedere. Con... Sarebbe già un bel modo per iniziare eh sì. la storia di questo imperatore che trattiamo da pochissimo. Sesterzio, terzo, chiaramente non ricalco, 20% di qualità bolaffi e la richiesta è 2640 euro. Esattamente, moneta evidentemente con un livello di rarità superiore alla moneta d'argento, questo... Eh, anche perché se ne sono conservati molto di meno, ricordiamo eh. che lo ricalco, così come il bronzo, insomma, sono sicuramente dei metalli che più facilmente mm. sono stati corrosi dal tempo. Sì, eccolo qua, adesso ne vediamo anche il rovescio. Anche il rovescio perché è, un, è, un, è il genius, è il genio, è il, genio è il genio alato, bellissimo. No, aspetta. no, no, scusa, no, no scusami, scusami. No, la la eh, te dicevo la vittoria, <ride> la vittoria, esatto, in cammino. Perché? E, no è perché abbiamo già ci siamo portati avanti col pensiero eravamo col, già sul sesterzo successivo 2, ma 4, questa 60. è la vittoria là. E, amici collezionisti di sesterzi che è un po' che vi fate desiderare i sesterzi dei nuovi imperatori metteteli da parte andate a vedere i prezzi voi che vi segnate tutto dei sesterzi di 3-4 anni fa di Lucio Vero, di Antonino Pio, quando sono stati inseriti appunto come novità in collezione. Che ormai invece li diamo per assodati esatto. e scontati. Ricordatevi il che quando zero. la Bolaf inizia a trattare un nuovo imperatore, un nuovo sì. periodo storico, i prezzi sono sempre miti, sono sempre prezzi per invogliarvi a portarli a casa. Quindi essere i primi vuol dire essere anche un po' più Questo sesterzo. e risparmiare dei bei soldi. Il prossimo sesterzo invece è quello di Traiano Decio, il soldato per eccellenza eh, una moneta in cui il volto dell'imperatore già Ti deve essere in sì, sì, condizione su sufficiente per una conferma il prezzo poi dà l'ulteriore buona notizia 1515 euro. euro quindi vedete che qui veramente riuscite ad andare avanti nella vostra collezione arricchire i vostri album ancora con dei primi prezzi, prezzi? lotto numero 11 per il sesterzio di Traiano come dici? No, no, il sesterzo di Traiano Decio... 1. È il l'otto 500. numero 11. Lotto numero 11. Eh, se, Così come... avete, se avete un errore sulla vostra scaletta, evidentemente, eh, però ti posso garantire, 1515. 1515 euro. E quello è il prezzo al è il prezzo 100%, 100% 6.050. Mettiamo sempre anche i prezzi sì. al 100% perché è giusto far vedere... Quale sarebbe il prezzo? La Bolaffi esatto. è scientifica, ricordiamolo, perché non tutti ogni tanto parliamo di percentuali, non è sempre chiaro la percentuale, ma per noi invece lo è, invece di utilizzare caratteristiche che possono essere opinabili, molto bello, bellissimo, fior di cogno, quasi fior di cogno, la Bolaffi preferisce utilizzare delle percentuali e il prezzo viene, viene calcolato di conseguenza, quindi il 25% di questo sesterzio di Traiano Decio è calcolato il 25% del prezzo rispetto al nostro prezzo di catalogo. Ed eccolo qua il genio. Questo sì che è il genius. Sì. con in testa il modius, modius. anche il modius simbolo di ricchezza, perché il modius era un'unità di musura, una specie di boccale in cui venivano inserite le sementi per essere pesati, la cornucopia, insomma, chiamateci se volete approfondire la conoscenza di queste monete. Ma andiamo avanti Lorenzo, perché abbiamo tante, tante altre monete. Allora, cosa volete vedere? Cosa volete approfondire? Ecco, la chiamata al centralino anche per guidarci in quello che è un po' il nostro, la nostra conduzione, perché eh, ci siamo concentrati un momento su queste monete. Voglio completare questa cavellata eh, abbastanza mh, diciamo, dettagliata, ma per dare a tutti eh, le quotazioni, anche perché poi intorno alle 11 faremo la cavellata generale in modo che anche chi magari si è messo all'ascolto... Chi guarda, ha finito di guardare la partita, insomma. Esattamente. Lì. possa avere possibilità di verifica di tutto quello che è il, il set, e poi alle 11.15 ho fatto questa promessa. Finiamo allora, la carrellata voglio, con la Silicua di Costante, esatto, che la è la moneta sì, sì. anche diciamo, più recente, recente insomma, una parola grossa, è una moneta datata 347-348 d.C., però siamo chiaramente verso la conclusione dell'impero romano d'Occidente con Costante, il figlio di Costantino il Grande, per una moneta che, una silico, è una moneta che chiaramente va sottigliandosi, un argento che diventa sempre in qualche modo più povero, anche il titolo si impoverisce, ma grande grande qualità addirittura un 30% un rovescio molto bello, bello. Sì. la richiesta è 1980 euro adesso con calma la regia ci regala anche l'immagine vi facciamo capire perché questa moneta è un 30% di qualità volaffi che su una silico è di costante è una grande qualità c'è una vittoria che parla, ha un panneggio delle vesti su addirittura tre livelli come possiamo vedere, no? sì. Perché? che è qualcosa, mi sento di dire, veramente di speciale, soprattutto considerando in qualche modo, passatemi la povertà un po' del metallo su cui ormai, con cui ormai vengono fatte le monete d'argento del periodo tardo imperiale, 1980 euro. Bene. Abbiamo finito, diciamo una. Ma con la coppietta di Nerone? Eh, abbiamo ah, quel sì. denaro di Nerone spettacolare. Come, come dimenticarsi eh, di Nerone? E quel sesterzo. Eh, sì, che sesterzio. non si rigiri, eh, perché. <ride> allora. <ride> con quel bel caratterino. <ride> il denaro d'argento di Nerone e il sesterzo di Nerone, anche qui sono. Eh, Già viste così eh, si parlano. Sì, sì. Eh. Ognuna di queste chiaramente si può scegliere in maniera. Univoca, ma bello sarebbe il valutarle. Il denaro di Nerone del 67-68 d.C. e qui l'immagine non lascia adito a dubbi su quella che è la, la figura più caratteristica e caratterizzante di un imperatore romano: qual è? Era Nerone, Nerone Cesare Augusto, e quel Nerone assolutamente rivalutato nell'ultimo periodo storico legato proprio a quello che fu il suo, il suo operato. Il denaro di Nerone è disponibile al 30% il lotto numero 5 a 1650 e qui mi rivolgo anche a chi ha saputo magari ehm, magari ehm, avere la, la, già la, 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 la voglia di ehm, scegliere, ha scelto magari quei primi denari romani di Adriano e Traiano e volesse eh, portare avanti questa piccola collezione. Eh, di denari, ecco che questo denaro di Nerone ben eh, sicuramente si colloca in questo ambito, ma, ma la moneta sicuramente più affascinante se mi per posso sì. permettere di questa doppietta legata all'imperatore Nerone è il sesterzo, il sesterzo cioè che è una patina incredibile, se la regia poi ce la regala un primo piano sicuramente tende a essere penalizzato dal punto di vista televisivo ma è una moneta sicuramente bella con una patina le patine sono anche qua un'altra ricchezza, forse la caratteristica principale no, sì. delle, dei sesterzi. Per cui, c'è una ricchezza di patine: mai pulire le monete, perché anche queste con, confluiscono originalità, bellezza e, e anche autorevolezza in e qualche valore. modo e valore alla moneta. Il sesterzio, bello, preciso, con una leggenda ancora super definita. Oltre anche alla capigliatura, potete vedere, addirittura vediamo ancora il fiocchetto che lega la corona dall'oro di Nerone, ma clamoroso, clamoroso è il rovescio di questo sesterzio. Decursio. Do già una piccola anticipazione. Eccolo qua, Elena, tutto tuo. Il decursio. Nerone a cavallo seguito. Da un altro soldato a cavallo, passa in rassegna le truppe. E il decurso è proprio passare in rassegna, salutando e controllando tutte le truppe. Senato consulto bellissimo. a firmare questa incredibile testimonianza storica, è qui davvero, che ve lo dico a fare, eh, rimanere così sulle proprie posizioni, a volte sbagliato. Io nella vita ho imparato che non sempre si ha ragione in assoluto. Allora. Qui bisogna eh, farsi anche forse un po' di violenza, perché dice, ma io, ma perché devo, devo infilarmi in un, in un qualcosa che non conosco, che non mi è, appartiene, che non è mio per abitudine, eh, che non è mio per conoscenza, che non è mio per eh, piacere? E ogni tanto mettetevi in discussione, come è giusto fare, e allora mettete in discussione anche la possibilità di differenziare la vostra attenzione sull'aspetto storico, sull'aspetto etico anche di conservare e preservare come hanno fatto già tanti prima di voi queste monete, perché se la moneta oggi qui 13 giugno 2016 sull'espositore la state guardando è perché prima di voi 50 anni fa, 100 anni fa, 500 anni fa, 1000 anni fa, 1500 anni fa, fino alla coniazione, qualcuno prima di voi ha saputo conservarla. Allora questo è l'argomento secondo me più forte che vi deve tranquillizzare. Deve tranquillizzare in che senso? Deve dire ma io devo spendere quanto costa questo se stesso dice? 3.300 euro? euro. Aspettate, no, eh, no, come? aspettate, aspettate, sì. 3.300 euro. 3.300 euro per una Anche moneta. Perché? Perché intanto appunto il piacere del possesso, ma poi la tranquillità di oggetti che hanno storia che vivono al presente, sono proiettati al futuro. E credetemi, non c'è eh, Brexit, non c'è eh, borse, non c'è petrolio, non ci sono crisi internazionali, perché questa moneta, altro che Brexit, ne ha viste, ne ha viste, e se è rimasta, ed è un oggetto da collezione, è un oggetto che ha acquisito valore e lo acquisisce ogni volta che passa sul mercato, questa come tutte le monete che vi presentiamo. Ecco che vi dovete... La domanda, ma faccio bene a ignorare sempre queste opportunità. Poi misuriamoci su quelle che sono le vostre opportunità, possibilità, interessi. E allora dire: Ma io cosa devo scegliere? Che consiglio mi date? E questo è il nostro mestiere. La trasmissione ci aiuta a portare un po' le primizie, un po' le, 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 la prima scelta, come si suol dire, ma siate poi voi anche a indicarci il percorso e noi a cercare di accontentati. Quindi abbiamo questo, questo bellissimo Nerone che a me piacerebbe incontrasse uno e, di voi. E ringraziamo la regia che ci regala sempre questi pezzi assolutamente affinenti, che, però, sono conservati nelle nostre, nelle bellissime città Roma. In primis e nei grandi musei, la bellezza delle monete invece che possono essere custodite a casa vostra, dove riterrete chiaramente più opportuno. Ma il mercato della numismatica è saldamente nelle mani dei privati. Lo diciamo sempre: le monete romane, così come le monete greche, sono presenti nelle grandi musei che hanno delle parti, chiaramente delle collezioni di monete. Ma il anche fiorire è. Non fiorire, solo proprio il consolidarsi dei grandi successi delle aste internazionali delle, delle monete, informatevi chiaramente, e proprio per farvi capire come la numismatica sta vivendo veramente una stagione fortunata. Una stagione fortunata anche, ahimè, forse dettata proprio da quelle che Lorenzo... Non sono minacce, la realtà è una crisi lunghissima, è una crisi che va avanti ormai da 15 anni e ahimè non si vede neanche uno sbocco immediato e l'esigenza comunque di ancorare quei risparmi che con fatica... Tutti abbiamo messo da parte con qualcosa di solido, soprattutto un qualcosa che non passa di moda, moda, arte contemporanea, design. Ci sono tanti articoli su cui magari potete rivolgere la vostra attenzione, ma attenzione, quali sono quelli tra quelli elencati e anche molti altri, arredamento, non ultimo, i begli oggetti antichi che non passano di moda? Ecco, la storia non passa di moda la numismatica non passa di moda la collezione di monete c'è da sempre gli imperatori romani sono stati i primi grandi collezionisti della storia cosa collezionavano? Le monete dell'antica Grecia e così è sempre stato riflettete Le monete dell'antica Grecia è eh, Giuseppe, quella Demetra eh, la, la vada a cogliere C'è ancora scuola. è rimasta lì, vero? Eh, adesso... a me quella Demetra è eh, un po' dispiace insomma. Mi è rimasta solo lei che tra eh, sì. l'altro era la, la divinità femminile anche lo Zeus è disponibile, no? Lo Zeus. Ah, è Abbiamo confermato che, il tra l'altro di una bellezza. Eh. No, di una bellezza incredibile. Eh. Ma infatti questo, questa, questa demetra di Metaponto ponto, terra di Lucania, la matissima quella... Terra di Lucania, la Magna Grecia nella sua essenza primordiale, una metafisica no. veramente eh, materica in tutta quella che è la sua bellezza, ha tre tre e io eh, a chi sta facendo una piccola collezione di monete greche dice vabbè ma, ma ho già, già scelto una moneta poi devo capire come pagarla ma adesso si bloccano poi magari si pagano con l'anno nuovo prima che aumenta il listino perché ogni anno questi listini aumentano e allora perché non E per fortuna è per da fortuna. un certo punto di vista perché chi eh. ha comprato ha anche piacere di vedere e cioè, allora perché non ci si mette lì e si fa magari un passo in più anche un po' più coraggioso anche un po' più importante di quello che si pensava di fare, Questo, de, questa Demetra è quello Zeus, quello Zeus al 50% di qualità con quella spiga di grano delicatissima sotto le zampe del cavallo, quindi eh, guarda quanto è bello, e tacciamoci un altro. Facciamo perché ammiriamo con voi questo, questo esemplare, ammiriamo con voi questo esemplare, diamo un'immagine del diritto del rovescio affiancata, eh, cogliete i dettagli particolari, la pulizia, l'eleganza, la modernità, e io credo che eh, ho avuto modo di conoscere in questi anni tanti clienti nuovi, che hanno qualcosa in comune e questo non mi hai detto questa cosa qua. Sono artisti, fotografi, eh, design di moda, sono artisti eh, che hanno colto nella bellezza delle monete una fonte di ispirazione. Il voler possedere qualco, a chi crea bellezza, magari con una visione e concezione moderna, ma non sfugge l'importanza e la bellezza del, del momento. E l'occhio al bello. Attenzione, è trasversale. È chiaro che chi fa delle professioni legate al mondo, in qualche modo, dell'arte, ha un occhio più allenato, ma è assolutamente trasversale. Allora, Elena, che dici? Facciamo perché non parli? parli Elena. Eh sì. Facciamo vedere un po' di quelle. diamo le quotazioni anche delle monete dell'Ottocento, perché. Ci, sono, ci siamo concentrati su questa parte della Grecia, vorrei arrivare alle 11 con una carrellata, almeno che possano vedere anche i prezzi di queste monete. Quindi diamo la... Ma come dici? Qui. Se facciamo sì. anche qua una rapida sì. carrellata, non perché non ci sia nulla da dire Or sulle no, monete sì. sui marenghi dell'Ottocento, ma in qualche modo forse sono monete che ormai conoscete. Eh, poi chiaramente siamo qua per approfondimento, ma facciamo una carrellata sì. in qualche modo rapido dicendo magari qualità e prezzo per ogni moneta Sono... e poi siamo chiaramente a vostra completa disposizione come abbiamo fatto sinora, E anche il centralino chiaramente, per andare là a approfondire nel momento in cui ci fosse una o più moneta che proprio vi colpisce, che volete siete interessati perché volete saperne di più, perché volete vedere i rovesci, insomma andiamo a vedere le caratteristiche principali soprattutto i prezzi, perché poi alla fine bisogna essere concreti pragmatici. e anche pragmatici. Vittorio Emanuele I, in quello che è il Marengo che va a essere il primo Marengo dei Savoia di eh, Sardegna, che hanno sposato con Vittorio Emanuele I il sistema decimale, ha data a 1818 questo esemplare in una qualità a proposito di qualità superiore alla media perché parliamo di un 45% è lotto? lotto numero 18 di questa trasmissione questa diretta del lunedì per una richiesta e un prezzo pari a 3.340 euro e qui avete già iniziato per... la collezione avete scelto adesso ve lo faremo rivedere per chi ancora voglia approfittarne questo lotto a 1.850 delle tre monete il libro i cofanetti. Beh, sì, il libro e la chicca. Eh. Il libro sta andando a Ruba. E forse l'opera editoriale Bolaffi degli ultimi anni che ha avuto più successo. Assolutamente, Quindi, ci arriveremo. Visto che è stato frutto di studi, grandi approfondimenti, anche chiaramente. Siamo molto felici di questo, ma il libro è bello perché. Corona, ed è giusto, la giusta cornice, è il giusto approfondimento storico della collezione, ma attenzione, sono poi le monete che parlano. È eh. già che ci Perché siamo Perché il libro, il libro senza monete rimane un po' così. Eccolo qua, richiedetelo, il volume, Marengo. la storia del Marengo d'Italia, questa edizione Bolaffi che racconta il percorso, a cominciare appunto da questa moneta che. 1801, da quando tutto è cambiato a livello numismatico e anche storico. Anche. Eh sì. Eh sì. La, la okay. battaglia di Marengo, i festeggiamenti e la celebrazione di questa battaglia dà, okay. dà la nascita al Marengo di Marengo. Il Marengo di Marengo, e tra l'altro, con un po' di orgoglio con Zecca Torino, insomma, nostra città, da cui anche trasmettiamo, è sede storica della Bolaffi dal 1890. Quindi, insomma. Di lì a poco è nata anche una grande azienda. Il Marengo di Marengo la, è la copertina della nostra opera editoriale, soprattutto di quello che è il cofanetto più desiderato e anche fortunatamente più venduto dalla Bolaffi di quest'anno, di questo inizio del 2016. E andiamo a vedere anche ah, sì, le vediamo. monete. Vediamolo, sì, perché siamo entrati giustamente in argomento. Abbiamo sicuramente, eccolo qua in un'immagine di repertorio, ma. Quella Beh, abbiamo qui sul abbiamo nostro, nostro tavolo, mia. eccolo qui l'oggetto. L'abbiamo chiamato scrigno. Elena, tu hai, hai passato qualche giorno, qualche lunedì a casa. Abbiamo fatto una sorta di piccolo concorso. Una nostra gentile amica uh, ci ha suggerito il termine scrigno per chiamare questo cofanetto. Mi questo piace, è prezioso. E poi una signora che l'ha detto perché c'è lo scrigno è anche dove si ponevano i Ma gioielli Ma cosa c'è all'interno di questo scrigno? Tre monete, Elena, tre marenghi che vengono offerti alla quotazione. Di 1850, sì, per tutti e tre, ancora in offerta: Pio IX, Carlo Alberto e Umberto I, e tutto intorno la cornice meravigliosa del cofanetto, del volume, del, del portacertificati, delle capsule, del coperchio in plexiglass. Ma guardate, è un successo enorme, oltre le nostre Ma aspettative. Sai che scrigno è proprio eh, la sì. parola giusta? E quindi eh, questa. È Avuto un regalo, vero? Siamo. Siamo assolutamente in una fase preestiva in cui andremo ad esaurire i primi lotti disponibili, ne abbiamo davvero collocati tanti, tanti di voi hanno iniziato la raccolta, ma approfittatela Dic ancora. Diciamo Ce ancora il prezzo, sì, visto sì. che abbiamo qui, e poi lo facciamo anche vedere in diretta lo scrigno con l'inizio di collezione, queste tre splendidi, tre splendidi Marenghi, 1850, oh, scusate ero inquadrata ed ero tutta infarvorata nella chiacchiera, eccola qui. Vabbè, adesso sto fermo. In mo' aspetta, va bene così. Non respiro neanche più. Beh, il tuo movimento ha dimostrato la sicurezza di questi espositori, di questi scrigni, dove le monete eh sono beh, punto, protette avvisate. singolarmente da una capsula. Eh, sigillate con un coperchio in plexiglas con dei magneti. Pronto, poi tutto si può aprire. Si può smontare. Il, A prova di bambini, assolutamente. Il lotto numero 16 della serata. Eccole qua le capsule, vedete che contengono il marengo di Pio IX, l'unico marengo dello Stato Pontificio quando Pio IX, il Papa, dovette abdicare a vantaggio della lire e accettare il sistema decimale. Eccolo qua il marengo di Pio IX che fa parte di questa offerta. Ricordo, così mettiamo anche la grafica Enrico 1850 euro non solo per il marengo di Pio IX, ma per tutti e tre, e tre. i Marenghi sì. presentati e l'intero cofanetto e il libro e il portacerfittico, fatto tutto quello che avete visto e che chiaramente potete, con un colpo di telefono, confermare questi lotti ancora disponibili e poi vedere con calma, perché la collezione va proprio vista. Va vista, va assaporata e va proprio come dicevi giustamente tu, sollevato il plexigas, guardate quelle che sono. Anche la possibilità di cambiare l'ordine. Perché l'abbiamo fatto questo scrigno? Per dare la possibilità a chi aveva già dei marenghi a casa di spostarli a seconda di quando si vanno, cioè. poi chiaramente a completare. Oggi avete già l'opportunità, ad esempio, di inserire un bellissimo marengo di Vittorio Emanuele I, 1818. Signori, 1850. 1850 eh, è eh, quel prezzo di invito che, come è successo, ve lo ricordate? Perché chi ci segue può testimoniare. Dovremmo andare in giro per l'Italia a fare le interviste e con le testimonianze sì. dei nostri clienti. Qui. Quando offrivamo gli ori d'Italia, due, due marenghi, quando abbiamo fatto offerte, che poi nel tempo sono cresciute di prezzo. E qualcuno di voi al sorriso perché ha detto: meno male l'ho ho in tempo. Qualcuno di voi si è un po' mangiato le unghie perché ha detto: Vabbè, la voglio prendere, la voglio prendere, ma aspetto ancora un po'. Ci penso dopo l'estate. ecco l'errore più incredibile che si possa fare: pensarci dopo l'estate. Dice: Vabbè, allora, adesso io voglio fare le vacanze. No, no, compri adesso e paghi dopo l'estate. è già una parola grossa: blocca adesso, blocca adesso, nel senso valuti, che diventi, valuti tu. E poi se poi diventalo. decidi di comprare, cioè. magari lo paghi a settembre. Si può fare, si può fare. Dice, ma lo devo pagare tutto a settembre? No? Puoi fare tre rate, quattro rate, cinque rate, sei rate, sette rate. Anche Fai quello che su vuoi. questi inviti. Dei dei, insomma, inviti al collezionismo, quindi a prezzi facili è possibile addirittura attivare dei finanziamenti. Non lo diciamo, ma chiaramente l'azienda Volafi ha tutte le capacità e chiaramente gli appoggi per aprire anche finanziamenti a medio-lungo termine. Quindi decidete anche voi il vostro passo. L'unico peccato, quale sarebbe? Non chiamare per una conferma. L'unico peccato sarebbe quello di non farvi mettere da parte uno degli ultimi lotti. Uno degli ultimi lotti disponibili di queste inizio di collezione. La storia del Marengo rivista, rivisitata, reinventata. Scusate un po' la presunzione, ma di fatto è così dalla Bolasfi Quindi guardate ancora il prestigio di aprire, assaporare, vedete dove ci sono quelle parti ancora blu inquadrate, possono essere inseriti altri scrigni che possono andare a. Ancora ampliare. ampliare la vostra collezione, ma col vostro passo senza fretta. Ma questo inizio di collezione deve essere bloccato. Eh sì, qui poi non, ha, non vediamo a lamentarci in autunno. Eh, ma quanto era bello a luglio, quanto era bello a giugno, perché il tempo passa e le quotazioni cambiano. Questa tra, è la natura. Tra l'altro, l'unico marengo in lire dello Stato Pontificio già solo questo marengo di Pio IX vale. No, vale ma, già questo diritto di collezione. Ma infatti, andate se non ci credete sul nostro andate sito: vedere, esatto, andate a comprarlo uno per uno di questi marenghi. Poi cercate il libro, vedete che avrà un prezzo. Cercate le, i, gli scrigni e poi dite: beh, forse a 18,50 devo ringraziare che eh, ho l'opportunità mm. di, di valutare. Ma ce l'avete già, l'avete già scelto. Allora andiamo avanti sugli altri marenghi perché abbiamo visto. Perché magari avete il voglia Vittorio di primo. vedere lo scrigno poco per volta. Eh completarsi magari averne un altro chiaramente a casa pronto per di nuovo mettere i nostri grandi piccoli insomma tesori. Perché chiaramente avete capito con Marengo si intende un 20 lire che può essere anche un 20 sì. franchi, chiaramente una moneta che è stata declinata in tante valute. E qua vedete la collezione addirittura Bang, bang proprio al eh? completa. Ma Marengo, chiaramente è che un 20 lì. lire o un 20 franchi, ma come potete capire. Dipende poi dalla rarità, dalla tiratura, dalla difficoltà di trovare e anche come sempre dalla qualità. Avete già l'opportunità di bloccare o comunque di confermare in visione il marengo di Vittorio Emanuele I, il primo marengo del Regno di Sardegna data 1818, quindi proprio siamo sì. con grezzo di Venma pieno alla quotazione di 3340 euro. Quindi un colpo di telefono per un Marengo tra l'altro con qualità 45%, qualità più alta di quello che noi definiamo sul nostro catalogo delle monete italiane, la qualità media. E, e, andiamo... e poi abbiamo il più raro. E poi abbiamo il più raro. Il più raro. Ma quale scelgo per primo? Eh, amico mio eh, sempre. Poi il verbo dice sempre, sempre quello che hanno in pochi perché adesso. troverai sempre qualcuno che lo vorrà perché ce ne sono pochissimi in circolazione pochissime mm. perché un anno solo di emissione 1848 una zecca sicuramente antica e prestigiosa ma che ebbe Vito. pochi mesi di vita per emettere questa tipologia di monete, la zecca, lo potete vedere, e Venezia e poi quell'indipendenza italiana, quell'unione appunto dei popoli liberi, la cacciata degli austriaci dalla Serenissima e l'instaurazione di quello che è stato sicuramente uno dei capitoli più affascinanti che ha dato, dato il a tutto il risorgimento italiano. Quel 11 mil... agosto 1848 Manin... Eh, eh, è vero Elena. Manin, lei sarebbe il leader dell'indipendenza. Ebbe vita qua. un po' più lunga rispetto a, a Milano, alla Repubblica di Milano, ma sicuramente anche la repressione degli austriaci fu durissima. Beh sì, ci fu prima una resa abbastanza eh, così. Gli austriaci in un primo momento andarono via, non, non combattevano tanto. Poi assediavano Venezia e eh, costrinsero alla resa, proprio per fame, per malattia, la famosa eh, eh, frase... Il, il morbo in furia, il panci manca, sul ponte svento la bandiera... E bianca. allora, signori, eh, signori, il Marengo di Venezia... 5.000 pezzi emessi. E la chicca... 5.000 pezzi emessi e pensate gli austriaci quando tornarono a Venezia e li trovarono cosa ne fecero. Anche delle monete. Qualità altissima, 60%, 10.750, lotto numero 17. Eh, lui, non lo e, qui, a... e qui chiaramente partite dall'alto, non so come dire, Beh, poi tutto diventa facile. E poi qui, tornate sì, in La viene, vetta no. è stata raggiunta e a quel punto diventa tutto in discesa. e eh, Ma no, ma lo comprerò poi alla fine. E alla fine, magari ci mettete 4-5 eh, anni. Non ve lo portiamo sempre, eh, eh, Poi non no, è una moneta anche così facile da trovare. Ma alla fine, poi vuol dire che sono passati anni e con le quotazioni che continuano a crescere, e a quel punto lì vi rimpiangerete il momento in cui non l'avete scelto a questa quotazione. Eh? 10, 7,50 per approfondire questo questo meraviglioso mondo dei Marenghi proseguiamo così arriviamo di gran carriera a quella che poi sarà una carrellata generale eh, per rivedere le monete, per dare la possibilità a tutti magari di eh, cominciare eh, a vedere la trasmissione è una serata un po' particolare, l'abbiamo detto e, mh, però e quindi, con, tanti con tanti telespettatori che hanno già confermato ci hanno seguito, quindi è, ringraziamo e qui sono invece... più furbi. Scusate, anche sono per perché me. hanno meno concorrenza oggi Meno tra allora, spettatori è più facile aggiudicarsi in conferma, in visione del Venezia l'abbiamo citato con le cinque giornate, eh, scusate con il motivo. E poi l'altro capitolo Ma tutto è nato a Milano, è nato nel 48 i milanesi insorgono eh, contro gli austriaci, conquistano Milano, coniano monete per celebrare questa vittoria, conieranno tre monete, il Marengo in questo momento non disponibile, ma disponibile. Il 40 lire, il doppio marengo alla sinistra il vostro teleschermo e, e poi il 5 lire lo scudo. Non è un caso la coniazione di queste tre monete perché sono le tre tipiche monete del sistema decimale e quindi uno Stato, chiamiamolo Stato, un governo provvisorio che proprio per sancire al mondo intero, la propria nascita, cosa fa? Cogna e monete. E Cogna e monete tra l'altro per pochissimissimi mesi, veramente fu proprio un modo per affermare proprio il governo provvisorio di Lombardia, anche se praticamente di fatto non entrarono praticamente in circolazione. Ma qualche esemplare fu gelosamente portato all'estero, o comunque nascosto. Oggi abbiamo, tolgo il forse, abbiamo l'esemplare... Più bello sì. qualitativamente di 40 lire che vi abbiamo mai portato. Almeno aspetto perché la, la qualità media del nostro catalogo parla di 40% per questa tipologia di moneta e abbiamo in trasmissione questa sera addirittura un 70%. Cosa vuol dire una moneta di fatto che per tutti gli altri commercianti, ma non per la Bolaffi, sarebbe un fior di cogno o un quasi fior di cogno? Lo vedete già in televisione? Come i fondi e il campo non cognato, la vedete? Quell'Italia turrita, simbolo, di gran, simbolo della libertà da allora, insomma, come tutto il campo intorno è perfetto, 70% di qualità. Quindi, su una moneta che magari avete visto e avete un po' forse tergiversato, ma non è proprio un marengo, un doppio marengo, avete i marenghi, iniziate la collezione dei 40 lire, distinguetevi, andate avanti, e poi qui, siete nella grande rarità. Diamo la quotazione di questo incredibile esemplare 7.170 euro. 7.170 euro. No, mi sento di dire che questo non è l'814. Quello che avete messo è la grafica dell'argento. Questo è l'otto numero 15. Perfetto. 7170. Lorenzo, una grande Ed qualità. Era, io ti ho ascoltato con attenzione perché proprio eh, hai usato le parole giuste, ma voglio correggerti in una cosa. Tu hai detto uno dei parenchi, forse il 40 lire più bello che abbiamo presentato e dici bene, ma io mi sento di dire che forse è uno dei 40 lire di Milano più bello esistenti sul mercato. Uno degli esemplari Lorenzo, più belli. Il resto realtà. del mondo numismatico la definirebbe fior di conio questa moneta. Assolutamente. Il resto del mondo numismatico in Italia, e non solo, perché queste lo diciamo, sono monete trasversali. Assolutamente. Che travalicano i limiti nazionali. Queste sono monete inserite nelle grandi asse internazionali, perché sono le grandi rarità, le grandi rarità non hanno confini. Quindi... 7.170 euro e il prezzo è dato dalla grande qualità bellissima bellissima e eh, il capitolo di Milano e qui, è eh, milanesi dove siete? milanesi dove siete? la vostra storia, è la storia del risorgimento tutto, ma è la vostra storia e allora dice, ma io non voglio fare la collezione dei Marenghi non voglio fare la collezione dei Romani ma le monete di Milano e eh, prendetele, sono tre. Il Marengo che non ho disponibile, il 40 lire, il più bello che esiste, e poi lo scudo. Lo scudo, il 5 lire, che è stato coniato sempre nello stesso anno, sempre dalla stessa zecca, sempre nello stesso momento. È stato coniato in un numero superiore di esemplari. Questo lo rende decisamente meno raro degli altri, del, sia del marengo che del doppio marengo. L'esemplare disponibile. Eh, è un 40% a 510 euro beh è una moneta più semplice è una moneta, è una moneta più facile è un argento, era una moneta che poteva circolare di più però attenzione in una collezione legata saluto signor Marcello grazie signor Marcello sabito. che ne facciamo di queste monete di Milano eh? lei che era preoccupato perché non si era confermato l'aveva già il 5 lire, 5 lire è vero eh, che ma, la confer... ma bisogna confermare il 40 ma il 40 lire che in una qualità strepitosa, almeno in visione a Milano, già che va. Eh lui è di Milano. E infatti, no, già che va in negozio. Eh signor Marcello, bisogna rispondere alla chiamata quando. c'è. Lo mandiamo a Walter per fargliela vedere. Assolutamente. Quindi, no, eh, anche perché un 40 lire no, le, le, ne abbiamo portati. È oggettivamente strepitoso. Ah, sì, perché... <ride> anche perché più la moneta è grande più chiaramente si vedono se ci sono dei difetti, se ci sono dei colpi se ci sono delle righe, se c'è veramente qualche traccia di passaggio è incredibile io sono rimasta affascinata da quel 40 lire e sai benissimo quanto il capitolo di Milano Manzoni in avanti veramente mi affascina, le cinque gloriose giornate di Milano e la storia breve ma gloriosa, insomma quelle belle barricate insomma ve ne voglio ancora di così allora, stare per le cose giuste allora dai che dobbiamo arrivare a 5 minuti alle 11 perché ma tu voglio... oggi sei diventato proprio svizzero eh sì sì alle 11 Allora voglio alle 23.15 ricordiamo l'appuntamento con il sogno no con la concretezza con la realtà bene dici bene Brava. il sogno è perché il sogno no, etero. no qui c'è bisogno tutt'altro che sogno qui... fallo vedere perché qua c'è qui c'è eh, qui c'è l'alternativa al, la al Brexit eh? amici se ci seguite dall'Europa tutta che non è una battuta perché Beh, ci, seguono ci seguono anche addirittura anche da più lontano eh, qui, qui c'è la risposta volaffi a tutti i timori di queste ultime settimane e delle prossime ma ne parleremo alle 23.15 eh? state eh, connessi allora ehm, Completiamo la carrellata di questo espositore perché abbiamo il ventiliere dell'arratrice da collocare nella collezione dei marenghi, l'ultimo marengo che ha circolato in Italia perché poi il ventiliere del fascio degli anni successivi non ebbe la fortuna di circolare perché il suo valore nominale era inferiore al valore reale dell'intrinseco. Qua abbiamo il ventiliere dell'arratrice, questa serie tra le più amate, unica in tutta e, Europa e la più completa la con più addirittura completa. 4 aurei eh sì. 4 aurei di cui uno rarissimo eh beh, 10, 20, 50 e 100 unica coniezione abbiamo il Marengo in una qualità eccezionale anche in questo caso addirittura 75, un 75% contro un 70% di qualità media quindi attenzione la vedete sempre come stiamo diventando ancora più attenti ce la chiedete voi siete diventati ancora Appassionate alle grandi monete, alle belle monete rispetto alla Borafi, ci richiedete la grande qualità. Però attenzione: allora, quando poi ve le portiamo, eh sì, chiamate no. per una conferma, almeno per vederle, incuriositevi: 75% per il lotto numero 21: 21. 5.995 euro. E andiamo avanti, anche con questo sì, scrigno, abbiamo, col cofanetto. Non vogliamo avere un marengo del re numismatico. Eh, sì. De Forse di uno dei, mi sento dire, Tungo Forse, uno dei più grandi collezionisti numismatici di tutta la storia. Eh, Proprio un amante è, delle monete. È. Forse ahimè, da un certo punto di vista storico, forse si dedicò quasi troppo alle monete, piuttosto che. Però questi giudizi sono, per noi dal punto di vista numismatico, ha regalato emozioni numismatiche. È vero. Ha regolato emozioni sotto forma di moneta. Beh, se fai la collezione dei Marenghi un Marengo dice ma tutti non li posso prendere, ma uno prende. Allora, eh, allora. E allora, se mi sento di dire la bellezza, il periodo floreale, quel periodo ancora dove ha dato forse il meglio dal punto di vista artistico, allora il 20 lire dell'Aratrice siamo veramente al centro. Tra l'altro, è il secondo su tre. Signor Marcello, quel Milano, quel Milano, cioè, ma io. Ma quel 40 lire di Milano, eh. facciamoglielo trovare, signor Marcello, lo vuole vedere a Milano, guardi che toglie il fiato. Eh, è giusto, è giusto, è giusto. Eh, e so. poi ha preso già il 5 lire, quindi le piacciono le monete della sua città, la storia, l'emozione. Non ci sgridi, ma ascolti no, i buoni consigli. Quando insistiamo è proprio perché. A proposito dei buoni consigli, e completiamo... Finiamo e con quei 200 quella, lire. Facciamo questa bellissima coppia e, che, che non sfugga, Usciamo sfuga, un po' signore. dal discorso Marenghi, eh. chiaramente il sistema decimale ormai è dato per consolidato. Cambiamo un po' registro, ma per dare sì. anche continuità, la Bolaffi, lo sapete, tratta delle macro, macro, micro, insomma, aree. Una di queste ha avuto un successo incredibile nel 2015... Successo continua, ma ahimè le monete iniziano a scarseggiare, quindi ve le portiamo così quando le troviamo quando le troviamo soprattutto molto belle, la collezione è legata alla monetazione di Città del Vaticano. Ci spostiamo quindi dal 1929 in avanti, dai patti lateranesi, a quei pontefici che Città del Vaticano hanno emesso delle monete e questi sono due aurei da un certo punto di vista simili perché rappresentano, sono entrambi 200 lire in oro. Hanno entrambe uno stemma, ma come sapete, ogni pontefice si sceglie un nome e si sceglie uno stemma. Alla Quello sinistra. sulla sinistra, 1937. 50. 50, scusate. 56, hai scusate. ragione. No, no, no ma, 57. No, oh, oh, oh. Ha, avuto, ha avuto un pontificato lunghissimo, però questo è il 1957, anche se quel 5. Tra, anche perché l'ultimo aureo l'ultimo euro di Pio, di Pio XII con una tecnica già fondospecchio fondo specchio. e aggiungo che eh, le monete dello stemma di Pio XII furono coniate nel 57 e nel 58 questo è il primo anno e eh, io so che lo dico proprio a vantaggio dei, di quei telespettatori che a, queste, a questi discorsi eh, non si girano dall'altra parte perché hanno capito che gli anni su queste monete stanno cercando di farli un po' tutti se possono, se possono. 57 anche eh. perché attenzione Pietro, prezzo, mi, prezzo mite 80% la qualità e sapete che su questa moneta 80% è una gran qualità a 1200 euro questa eh. è da prendere a occhi chiusi sì. se non l'avete guardate prendete, la tenete lì e già aumenta col proprio listino Pio XII stemma sul 1957 diritto. ultimo euro che rappresenta chiaramente lo stemma e l'immagine, il profilo ormai di un Pio XII chiaramente alla, diciamo alla fine insomma, del suo pontificato poi andiamo alla grande rarità l'aureo al cento lire più raro l'unico l'unico aureo di Giovanni XXIII Angelo Roncalli, il Papa Buono Quel Papa che per primo si avvicinò con i gesti, con Ehi. le carezze, che scese un po' dal trono per andare proprio a avvicinarsi anche fisicamente ai propri fedeli. E stiamo alla grande rarità. Una moneta addirittura è messa in soli 3.000 pezzi. E lo diciamo Molto sempre, 3.000 pezzi per quanto possiamo? Un miliardo di cattolici, di cristiani, insomma, tanti, tanti, tanti. 3.000 soli pezzi, qua invece la data è 1959, l'unico aureo, l'unico anno e l'unico auro di Giovanni XXIII. Stemma, c'è il suo stemma e c'è chiaramente l'inconfondibile, adesso tra qualche secondo poi la regia ci regalerà anche il volto, l'amatissimo amato del Papa Buono. La qualità, siamo sempre grandi, grandi qualità perché siamo all'85% su monete che, come diciamo, perché la Bolaffi è pistina, è corretta, mm. perché potrebbero essere tranquillamente definite non circolate, se non fior di conio, 4.250 euro. E qua capite che anche se le monete sono entrambe molto belle, la qualità è vicina, qua la tiratura eh sì. è fatta la differenza. Stesso peso, stessa dimensione, qui non si compra un tanto al chilo. Eh? Qui si e compra. Beh, allora, a quel punto rarità. comprate sterline. La rarità. Allora, adesso su, guarda, siano le 11- meno o oh, le 23, giuste, non mai riuscito. Mai riuscito in una cosa del genere. Possiamo fare questa carrellata a vantaggio di, ehm, sì, di tutti coloro che magari si sono messi appena all'ascolto. Eh, mi fai vedere nel frattempo che preparo la carrellata perché non ho mica finito. Vi ho parlato di questa, eh, ma abbiamo per gli amici attenti eh, anche che stanno investendo sulle monete roma, ehm, del Vaticano. Si è riusciti a trovare i due esemplari da 100 euro di Papa Francesco 2013 2014. Merce che è diventata, era un premizia, po' vero che non la portavi eh, anche sì, in sì, questo momento. Eh, le nostre eh, minacce di settembre dell'anno scorso, di gennaio, cioè sono non ci sono più, eh, erano vere e adesso trovai qualche pezzo, sono riuscito a trovare il 13 e il 14, ancora con i prezzi bloccati. An e ancora col cofanetto originale, ancora come le volete voi, come sì. appena uscite dalla zecca, attenzione, quindi ne parleremo a breve però. Diamo sì, il via alla sì. carrellata, visto e che poi, era E poi tagli soltanto un colpetto suo... Ma non ce la fai, eri puntuale no, eh, vuoi eh, eh. no, ma perché mi ha detto che devo aspettare? Eh, io aspetto, quando siete pronti. Eh, volevo far vedere una cosa che vi, vi lascio con la curiosità, i denari degli imperatori romani, un cofanetto tridimensionale bellissimo, ne parleremo tra pochi istanti, noi siamo al centralino, se avete voglia di salutarci, di chiedere qualche informazione e ci rivediamo tra 4-5 minuti. A tra a pochissimo. Eccoci qua dopo la carrellata che più che una carrellata di riassunto è stato un, eh, come si dice, un menu della serata per chi magari ha iniziato a seguirci eh, da qualche minuto. Festeggiamo il successo nazionale, siamo tutti contenti, Felice. quindi è una serata eh, in cui essere felici sicuramente Beh, per quello che è Fortunata dai, sono, almeno dal punto di vista dei successi. Oh. Calcistici, ma sono le 11 e un quarto. Avevo fatto una promessa. Vi chiedo 5 minuti di attesa ancora per passare a quello che è un po' il cofanetto della del sfida. Lo voglio chiamare così. Ma a proposito di cofanetti, invece, qui voglio fare il regalo, quel regalo che è capitato poche volte di avere possibilità di portare in trasmissione. Perché quello che ho qui sul mio tavolo è una collezione completa, meravigliosa, prestigiosa. prestigiosa, prestigiosa per il contenuto e prestigiosa per la per forma, per la cornice anche, esattamente, sì. che è la collezione, quindi una selezione dei denari, quindi delle monete d'argento, degli imperatori romani. Bene, quello che vedete è, eh, adesso con delle immagini di repertorio, però dammi la diretta perché voglio aprirlo così, eh, grazie Enrico. Allora vado ad aprire questo scrigno delle meraviglie, ormai il termine scrigno è arrivato a far parte del nostro eloquio. E all'interno troviamo che cosa? Intanto ad accoglierci del materiale prestigioso. questo già fa piacere questo raso, questo elemento tattile importante. In Imp Cesar stilizzato chiaramente il logo di una moneta romana. Bolasti per il collezionismo, questa banda poi servirà ad accogliere che cosa i certificati. Ma è sotto questo cuscino che si cera la grande meraviglia. Quindi se mi apre un po' l'immagine Federico lo voglio fare appunto Perfetto. in diretta. Questo cuscino è un cuscino prezioso che va a coprire per preservarne anche Ti do poi. Una mano anche sì, se sei gentile. A Eccolo qua. La collezione dei 16. Denari degli imperatori romani, i 16 denari dei più importanti e prestigiosi imperatori romani. Ognuna di queste caselle ha, fa da cornice, da tesoro, da, con, diciamo da eh, elemento di conservazione di altrettante capsule all'interno delle quali sono conservati i principali. Denari, in, assi, i denari dei principali imperatori. Inutile, romani. ma lo sottolineiamo: monete tutte autentiche. Lo sforzo è stato quello di farvi trovare la collezione assolutamente completa, il cofanetto è così in vendita, così come ve lo portiamo, con tutte monete, con un'attenzione anche dal punto di vista qualitativo, sì. perché qui, anche qui, la parola comune denominatore. Il denario è la tipologia di moneta d'argento dell'impero romano, ma passiamo da grandi rarità a monete magari leggermente, un po' meno rare, ma tutte all'insegna della grande qualità volata. Allora parliamo di 16 denari romani: una, 16 almeno. denari romani, con una numero 1. Guardate che belli schierate, Questa è un'immagine di aver Repentolio, però per farvi capire come possono essere visti anche. Esattamente, ogni denaro, come dicevo, è stato. Inserito in una capsula protettiva assolutamente facile da aprire, poi lo posso fare anche con voi in diretta. Ma vorrei partire dalla numero uno quella che dà sicuramente il prestigio alla collezione è perché è la più raro rareità. e addirittura è il denaro del primo imperatore romano Augusto. Ogni denaro ha una eh, placchetta in materiale in ottone che riporta il nome dell'imperatore e la data in cui è stato imperatore Augusto. Proseguendo poi incontriamo Vespasiano, ne abbiamo parlato... Che tra l'altro abbiamo parlato perché per abbiamo avuto un auro incredibile. Domiziano. Poi abbiamo il Raro. Nerva 96-98 d.C. due po, anni soltanto due anni scherzi proprio di impero quindi monete assai rare quelle di Nerva e poi proseguiamo con Traiano, primo nel secondo secolo in quei prestigiosi imperatori. Attenzione, Adriano, Adriano ancora libero in conferma yeah, laureo. Certo. Eh, Ricordiamo ogni tanto perché Antonino mio... Pio e poi Lucio Vero. E non, come se non bastassi rarissimi, eh, scendiamo. Alla tua sinistra Federico comodo, comodo, Settimio Severo, Caracalla. I grandi collezionisti staranno strabuzzando la vista, dicendo: mamma mia, poi gli, è la più storia rari. di Roma, zeta, geta, e non basta, Elio Gabalo. Elio Gabalo Antoniniano, il denaro di Elio Gabalo. Attenzione Alessandro Severo. Massimino I e poi siamo arrivati al 238-244 con Gordiano Terza Una selezione bellissima, tieni a 16, la... 16 esemplari. esemplari, un catalogo. Possiamo metterlo giù, facciamo lo facciamo pure più giù. Possiamo sì, sì, metterlo più giù. Guarda, facciamo una cosa Anzi. proprio in cioè? diretta. Okay. Eh, non so se però sta sulla... No. magari ecco però almeno non deve tenere. Okay. Un catalogo specifico che ci racconta... Di questi imperatori. Che è stato un catalogo fatto proprio apposta, apposta eh, con il focus puntato sulla moneta d'argento, quindi sui denari. Guardate che bello. Ne prendo una a caso per farvi vedere che non, sono, eh, non è un'immagine, sono monete, le capsule possono essere tranquillamente sollevando aperte per la aperte. filosofia della Bolaffi che le monete devono essere libere e visionate liberalmente veramente chiaramente ognuna col proprio rovescio di riferimento È chiaramente un libro non di ce storia. ne sono ce ne sono due uguali eh. allora, allora qui e qui si vede se avete, siete stati con noi eh, guarda che meraviglia siete con noi perché? Perché qui c'è da fare stasera un qualcosa di strabiliante il prezzo di questa Proposta di tutti e 16 le monete, non chiamate perché ne voglio due, ne voglio una, mi manca getta, no. 16 imperatori, prezzo di listino 6.340 euro, per festeggiare il ritorno di Elena, soprattutto, eh? e per festeggiare anche, visto questo, ovviamente non lo sapevamo, ma diventa un motivo in più, questo di buon tante. inizio della nazionale. Beh qui lo facciamo uscire Enrico è un po' di mesi che non avevamo più la possibilità di dare una così bella offerta 5900 euro 5.900 euro per tutte e 16 le monete con un cofanetto di un prestigio, di una bellezza, qui bisogna percorrere no, però. No, ma scusate eh? comprensivo del, del denario di Augusto, di Augusto. Eh? che già quello. E di una rarità incredibile. E che denaro di Augusto? Un Quindi compreso Augusto... nel prezzo sì. c'è anche la moneta sicuramente che dà più prestigio a questa intera collezione di 16 esemplari. Tutte autentiche, tutte garantite, con Augusto addirittura con un certificato in qualità. Non avete più scuse, eh? se dovevate, volevate fare o iniziare la Mamma collezione mia. di denari a questo punto non avete più scuse. Ma si può pagare a rate 5,9 o bisogna pagarli tutti Elena? Si può pagare, non dico si deve, ci mancherebbe, ma si può e come. Non vi private dall'occasione di avere queste monete scontate, queste, se le mettete una sull'altra. Ecco brava. Allora, Se le mettete tra l'altro una sull'altra, andate a pagarle anche di più rispetto ai 6.340 euro. Assolutamente, assolutamente. Perché? Perché chiaramente quando si fa un cofanetto, quando si fa un lancio, cerchiamo già di contenere i prezzi delle monete singole, diciamo che le scontiamo in qualche modo. Trovarle scontate con questa offerta TV, questa stella, era un po' che non compariva sì, sì. sul teleschermo. Per festeggiare beh, tante cose, ma soprattutto per invogliarvi, farvi venire voglia, farvi venire voglia di collezionare le grandi monete del passato. E ma... qui, qui è il grande passato, qui è Roma. L'hai detto tu, guarda, quando leggevi i nomi degli imperatori, era come avere il più bel libro di storia dalle vostre mani. Allora, ma ve lo state immaginando il piacere. E io vi chiedo, qui però la telefonata deve essere mass rapida perché sono le 11.25 e ormai qui bisogna, bisogna tirare fuori il coraggio, ma non di, di, di acquistare, il coraggio di dire lo voglio io questo cofanetto, lo voglio regalare a mio figlio, a mio nipote, me lo voglio regalare. Perché guardate la, la, la bellezza, guardate la ricchezza, l'importanza anche proprio fisica di questo... I di questo, di dettagli abbiamo curato, l'iscrizione argentata, perché parliamo di denari, il cuscino pronto a coprire e rendere anche... conservarli meglio in modo che non si muovano, che non sbattano in nessun ma modo. Ma poi diventa anche quel cuscino che uno prende, tira fuori la moneta... E l'appoggia qui perché non la va, si reghi. Se la va a, go a godere, allora. se la va allora. ad aprire... Riusciamo? E, e sono, sono super sigillate, ma poi ovviamente... Aspetta, eh. Eh, pian piano con, eh, si riescono ad aprire. E poi, e poi le si va a riporre. E Le si va a riporre e allora dice... "Ma ma Caracalla, ma Caracalla non mi ricordo la storia. Allora vado a prendere il cataloghino, me la vado a leggere. È più difficile che eh prendere sì. i pistacchi. Scusate, ma se no, vi ma, ma sono sigillate, ma ci va poi una piccola, <ride> una piccola puntina. Per, no, è vero. Eh? Ma quello che è importante, signori, è che io ma mi sto offrendo vero. a 5,9 con uno sconto, perché questo è uno sconto. Vogliamo, usiamo i termini giusti a 5 e 9, quello che è di listino, andate a comprarle uno per l'altra, andate a spendere con la possibilità di una chiamata, una chiamata. Non fai vedere questa, qui, che bella. Qui non Fai vedere la numero 1. Non sei uscita No, assolutamente, era peggio eh, di pistacchi. teniamola grazie. nella capsula. No, ma falla vedere perché è talmente bella questa numero uno Guarda questo denario di Augusto oh, wow. con gli amatissimi dietro. Caio, Caio e Lucio. Lucio, ma fai vedere perché questa è la qualità, non è solo trovarle giusto per riempire, eh, no, no. non è solo riempire i 16 fori dicendo vabbè ve l'abbiamo portata completa e vai, eh. no, no, no. Ma guarda, soffermiamoci sulla qualità delle monete, Dice, vabbè, abbiamo preso la, beh, ho preso prendo, la rara. Ma eh, ne eh. prendo quello, quello che volete. Chiamatemi per dire quelle volete vedere. Volete vedere Geta che non lo vedete mai, il telauro di Geta 2900, Chi chiamate ma per guarda, la conferma in visione. Guarda Geta, guarda Jeta cos'è. Eh? Guarda che cos'è Geta, era un bambino. È un ragazzo, è un bambino, veramente 209-212, tre anni solo di regno, guarda che un bello rovescio. Vedete c'è un numero sulla capsulina, è stato inserito per facilitarvi poi l'operazione di riposizionamento, perché magari qualcuno diceva ma io poi le mischio, le faccio vedere a mio figlio, a mio nipote e poi dove vado a metterle. E poi basta contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 esemplari autentici di denari romani a 5, 9. Ma io non voglio fare l'appello su questa, ma questa è veramente... Sarei felice. Per un, di un calcolo a moneta sarebbe carino. Facciamolo pure, ma abbiamo già soltanto l'Augusto eh, che va oltre è... i 1000 euro. Lo, sappia, lo sì. sapete perché i denari di Augusto li avete visti. Eh? Non è che questo è un denaro di Augusto di serie B. Ecco, diciamolo: questo di fa parte a pieno di quella collezione presente nel nostro catalogo delle monete romane. Quindi questo è proprio per invogliarvi a collezionare i denari. Anzi, possiamo dire. Con l'occasione le avete presi praticamente. Allora, qui questo cofanetto che è praticamente unico, io avevo due possibilità. Uno era, ed è quello che succederà se non raccoglie la vostra attenzione, è di metterlo nella vetrina del nostro negozio di Milano, di Roma, nel nostro prestigioso negozio di Torino, a Verona perché no? dove accoglie immediatamente l'attenzione, ma la migliore vetrina per noi è la trasmissione del lunedì, dove abbiamo non soltanto i, quelli che abitano a Verona, Milano, Torino o a Roma che possono passare nel negozio, ma magari eh, siete in provincia di Milano e andare in centro vi viene scomodo, siete a Canicattì, siete... la Sicilia è un po' che non si fa sentire, ma questo è un cofanetto da regalarsi, a 5-9, ma pagatelo come volete, pagatelo in piccole rate, volete pagarlo in tre anni con un finanziamento, potete farlo, ci sono gli strumenti per tutti. Però ecco, io ho voluto davvero, sono settimane che sto uh, rompendo l'anima, scusatemi, per averlo e portarlo in trasmissione, ho voluto portarlo stasera, è una serata, l'abbiamo detto. Differente, diversa, un po' tipica, eh, poi soprattutto mi piaceva festeggiare il ritorno di Elena e condividerlo insieme questo momento. È disponibile? Io lo e lascio... poi è sempre una festa quando eh si sì. può fare uno sconto e girarvi e quello? Sconto, no, veramente noi siamo un po' severi come politica se ci conoscete, cioè cerchiamo di avere dei prezzi equi rispetto al nome, al certificato, al prestigio della bona al prestigio delle monete che parlano anche da certo. sole. Però attenzione, per noi lo sconto è sempre un qualcosa, quando riusciamo a farvelo, farvelo in modo chiaro, con un prezzo di partenza, un prezzo offerta, su tra l'altro... Non dei saldi di fine stagione, ma su delle monete non continuative di più, su delle monete che fanno parte della nostra collezione, forse non voglio dire la numero uno o numero due perché non c'è una scaletta di collezione, ma sicuramente la, la collezione dei grandi imperatori romani è una delle collezioni più prestigiose di cui si occupa la volastra. E quindi riuscire a girarvi. Uno sconto, uno sconto, tra l'altro, che vale solo per questo fatto. Assolutamente. Quindi non andate domani a Torino, no, Milano, no. Verona, Roma dicendo: Ah, ieri in televisione ho visto A. Ah. Senza cattiveria i colleghi vi diranno: Sì, lo potete trovare a prezzo pieno, sempre che poi abbiano il cofanetto, perché vi ricordo che questo è un esemplare. Forse ne abbiamo un paio a disposizione, adesso, no? Sì, ecco, bisogna, bisogna Somma, sicuramente bisogna confermare veloce. questo e mettersi in seconda chiamata con la necessità di verificare, perché alcune di queste monete, in particolare la di Augusto, Mageta, Maccaracalla, il denaro di Elio e non l'Antonignano. Signori, eh, stasera eh, eh, abbiamo avuto le conferme giuste e importanti ma vi sento un po' sonnecchianti su una proposta come questa dove 440 euro di sconto non si rinuncia, non si rinuncia anche perché non devi comprare nulla stasera stasera te lo fai portare a casa, e poi vieni a vederlo nel nostro lo, negozio e poi vieni a vedere e decidiamo con calma in tutta serenità quando iniziare a pagarlo, come, rate finanziamenti, tre soluzioni, eh, ma magari io adesso mi si svincolano a ottobre, c'è possibilità, l'unico peccato, lo diciamo sempre, è non cogliere l'opportunità e qui l'opportunità è doppia, avere il cofanetto completo con queste 16 incredibili... Denari dei grandi imperatori romani e in più verrà anche lo sconto, quindi veramente qua l'occasione è ghiotta. È ghiotta. Allora Senti, Lorenzo, sento il centralino con diverse richieste, qualcuno dice: Ma magari ci penso ancora un attimo, aspetto mezzanotte, così pondero. non fate quelli del mezzanotte 5, che poi non ci siamo più. La perdete? La perdete ed è un peccato. E io ho bisogno anche di misurarmi con voi su quelli che sono gli sforzi di ricerca di monete importanti, di grande qualità, ma anche di grandi opportunità di scelta. Perché una collezione con 16 denari, non la fate, non la fate, fatela una alla volta, perché poi si possono comprare una alla volta. Sì, Andate sul si sito Ma Si un molto di più di 6.340 euro. Andate, collegatevi, esatto, e ma, le pagate di più. Ma le pagate quasi allora, circa 7.000 euro, malcontati. insomma. Vai a sceglierli tutti insieme, intanto, no, ma, e poi ti rilassano il pagamento. Ma poi non hai il cofanetto, ma, ma poi, il poi non hai... Cofanetto. Anche la bellezza, anche l'occhio, la sua parte, la cornice ci vuole. No, mi questa dite, collezione... va Mi dite se vi piace, non lo comprate, mi dite se vi piace, mi dite se vi piace l'idea di una collezione si fatta, perché noi abbiamo bisogno della vostra, eh, della vostra, del vostro feedback anche, perché il 99,9% delle cose che noi costruiamo, la collezione dei marenghi, è nata su una vostra richiesta. Lorenzo, al limite scusa se... Ti interrompo, ma al limite può in qualche modo, mi sembra strano, però piace, non piacere il cofanetto. Ma non possono non piacere i denari romani a chi fa collezione di Roma. Questa è, questa è la storia, questa non è la storia d'Italia, eh, è la storia del mondo, la storia di Roma. Queste sono monete trasversali. Questo è un cofanetto, che insomma, voglio, lo metti in vetrina nel eh. negoziante più prestigioso numismatico, con, se non so, di New York. Sono i denari degli imperatori romani. Dei, infatti grandi imperatori romani. No, non so come dire, cioè, sì, io non credo che possa piacere o non piacere. Qui la questione è cioè, se fa parte delle logiche, magari potete dire io non ho già qualcuno, oppure faccio i denari, faccio le sesterze, ma anche se fate altre monete, altre tipologie di monete romane, dovete, e se non fate... Non avete ancora iniziato, non vi siete ancora avvicinati alle monete romane? Questa è veramente l'occasione giusta. Avete la possibilità di avere la collezione completa a 5.900 euro, prezzo scontato, offerta TV. Lorenzo, abbiamo passato da un pezzo. Scusa se ti dico le 23 eh beh, quindi adesso non Posso chiudere sì, questo ma momento? Non met... riesci a metterlo lì. No, ma se vuoi, me lo metto anche qua. <ride> no, così. Se non ti ingombra, non lo tenevo lì. Perché magari. No, vabbè, lo tengo qua. Qualco... No, ma mettilo lì, guarda, se abbassi quello lì, magari vedi tu. No, Intanto no, mi dai un primo piano e poi andiamo, hai ragione a quella. Ma no, perché il quella, tempo quella... stringe. Però io ho questo ago di Adriano in mano con il volto del, dell'imperatore, con una pulizia di campo, una qualità generale estrema. Una moneta che ho giudicato e definito, scusate, prima, fortunata perché. Questa piccola frattura di conio la vedete sotto il collo, qui dove io sto muovendo il mio dito. È un qualcosa che è successo nel momento in cui è stata coniata, ma che ha fatto sì che i nostri periti abbiano giudicato una moneta che diversamente avrebbe guadagnato tranquillamente quei 10 punti in più di qualità e quindi un prezzo decisamente superiore. Ecco che un 35% di qualità per un Audi Adriano, guardate che tridimensionalità. Guardate il rovescio se vi manca un buon motivo per valutare questa moneta, la securitas, quella virtù che va a indicare la sicurezza, quel senso di sicurezza che Roma ottenne grazie al buon lavoro proprio fatto da Adriano, che seppe girare in tutto l'impero, viaggiare e consolidare i confini, non ultimo realizzando il Vallo di Adriano. Bene, questa moneta 14630 14, è una moneta che assolutamente si valuta perché si fa la buona scelta, si compra un grande aureo, si valuta un grande aureo, si sta veramente attenti e contenuti sul prezzo perché si riesce a, a ottenere quel grande vantaggio. Ogni tanto capita di questa caratteristica tecnica che la moneta ha. Nell'avere quella piccola frattura assolutamente impercettibile sul rovescio e altrettanto sul diritto, dove non ha deturpato né il volto né l'immagine né la leggenda, ma risparmiando quei 5, 6, 7 mila euro che è una moneta di questo tipo, così, guardate: se io ve la facessi vedere così, eh, vi dovrei chiedere 20 mila euro, così ne risparmiate 6. Dice: Vabbè, ma allora non va bene, no? Questa è una grande acquisizione. Questa è una grande acquisizione. È una moneta fortuna, E poi il rovescio, come... <ride> la securitas. Ma forse, forse non vi state, state. ancora guardando gli highlights della partita e vi capisco, eh? Ma qui c'è la possibilità di scelta delle grandi monete. Qui c'è la possibilità di scelta. Bene, io su questo audio di Adriano, come su quel cofanetto che Elena ha ancora. È ancora eh, disponibile eh, sta, con tra dai 5,9 scontato invece che 6,3,40 6,3,40, 5,9, 16 denari e non lo prendete in visione non lo valutate, non vale veramente un momento del vostro tempo per valutarlo ho sbagliato a portarlo, Ma ho sbagliato a portarlo tu dici che allora non è il momento, forse dobbiamo aspettare per quella Ma allora io cosa vi bello? faccio vedere a fare questo? Eh? Perché forse non ci sono ancora i telespettatori, appunto, allora, sto vedendo magari. Ma Facciamo le così, mi chiamate per favore almeno quattro chiamate o Whatsapp per dire, facci vedere cosa c'è, facci vedere il cofanetto Brexit, l'ho chiamato io, eh? se no non lo, lo faccio vedere perché evidentemente ha ragione, è inutile. Eh, no, perché se non ci, sia, cioè, se non c'è cioè, il pubblico se, è un peccato eh, perché questo eh, era veramente un. allora io non, non vi chiedo né di chiamare per confermare, semplicemente dirmi se, siccome qua dentro, c'è un qualcosa di epico, qualcosa posso dire forse di in alcuni casi mai visto. Allora io ve lo faccio vedere o no? Ve ne devo parlare o no? Un cenno, un, cenno, un messaggino, un whatsapp, una telefonata, un dire: Guarda, non sono ancora andato a dormire, ho la curiosità di leggere questo. Questa, questa, questo cofanetto Brexit come l'hai chiamato se no rimane qua sul mio tavolo e ne riparliamo lunedì prossimo a questo punto eh? allora io lo metto qua pronti, pronto a prenderlo e ad aprirlo eh? non lo apro No, non lo ha. Proprio, eh no, ci deve, essere, deve esserci il pubblico, pubblico giusto, ci deve essere quella curiosità di vedere veramente. Cioè, Sai cosa hanno chiesto intanto? I prezzi io delle monete... Io volevo dirti di che c'è sì. stata una chiamata sì. per proprio i prezzi delle monete dei 200 li, 100 euro, scusate che era da un po' di tempo che non eh riuscivamo sì. a portarvi, legati al primo anno di emissione 2013, primo anno di emissione delle monete d'oro di Papa Francesco 2014. Quindi due monete d'oro nel valore facciale di 100 euro con una tiratura clamorosamente bassa pari a 999 pezzi cada uno non replicabili. Attenzione, queste non sono operazioni commerciali, queste sono monete che escono dalla zecca ufficiale Guardate di Città del Vaticano. Eh? Me ne mancano due per vedere il, il cofanetto. Eh? Una è arrivata, eh, però. Porta pazienza, non, non basta. me ne servono altre due. Dice, ma quanto la fate difficile stasera? Eh? Piuttosto, poi in visione privata, per chi non. Eh, però, per vederla stasera, mi servono altre due, due, due richieste. Intanto, su questa invece, è una richiesta specifica. E eh, parliamo, Elena, del 100 euro di Papa Francesco, eh, ecco. i 100 euro di Papa Francesco che abbiamo urlato nei mesi scorsi e li avete scelti. Quando eh. pensavate che continu avremmo continuato a portarvene, che fossero inesauribili? Ma 999 pezzi, scusate, sorrido, perché eh, sì. cioè, sembrava che lo dicessimo così, da, da commerciali, ma anche un po', sai? Sì, eh, sì, dice non ci saranno più non ci saranno in realtà non ci sono più, cioè di fatto 999 pezzi per tutto il mondo sono un nulla. È come dire niente, è come dirvi 9 pezzi, 19, insomma, cambia poco, ecco, fondamentalmente. La difficoltà è stata trovarli, proporveli, riproporveli, ritrovarne due ancora come Completi, completi cosa vuol dire? Con tutte quelle caratteristiche con cui è importante avere queste monete, quindi il cofanetto originale, la doppia certificazione perché ricordatevi che viaggiano con certificazione parallela Città del Vaticano e anche il certificato Bolaffi che è un ulteriore certificato a livello internazionale. Qui... Mm, potete vedere grazie alla regia che ci regala sempre dei bellissimi paralleli con altre forme di arte. Abbiamo il 100 euro San Marco 2014. Iniziamo dalla moneta, se vogliamo, in qualche modo più recente, l'ultimo 100 euro di cui. Che abbiamo trattato a 4.400 euro. Ancora 4.400 euro? No, e... anche perché, tra l'altro, i pochi eh. che ce l'hanno stanno alzando anche il prezzo a cui lo Quindi eh. è proprio un discorso molto commerciale. 999 eh. si pezzi, più? pezzi eh? avete sentito le parole di Elena. 999 pezzi, ma sul, sull'aspetto mediatico di questo grande uomo state ragionando. Allora state cercando le alternative e vi state chiedendo ma obbligazioni o fondi oppure no, titoli ETF, di stato, o... ETF. Allora prendiamo qualcosa di concreto, prendiamo in mano potenza anche fisica di queste monete che sono imponenti proprio nella loro dimensione e ragioniamo su quello che è la forza dell'uomo no. che rappresenta. Ragioniamo sulla, sulla forza dell'uomo che non è un qualcosa di romantico, ma è qualcosa proprio di razionale e oggettivo e poi ragioniamo sui numeri. E poi ragioniamo sui numeri. Perché si mettono da parte bene i soldi, se ragioni sui numeri. Assolutamente. Ci sono degli, scusate la parola, però un po' spietati investitori, perché non sono collezionisti, perché Vabbè. chi guarda, se volete, i numeri perde un po' quella visione, se vogliamo, anche romantica della numismatica o della collezione. Ma il cinico investitore, colui che è deluso da mille un investimento, che va in banca disperato, guarda i numeri e allora dice va bene. Me lo dite voi Bolaffi che metto da parte bene i soldi, però vabbè se lo dite, chiaramente le vendete, ma quante ne hanno fatte? 999 pezzi. Ma 999 pezzi ogni anno replicabili, quando le finiscono ne fanno altre... No, 999 pezzi per tutti i collezionisti di Città del Vaticano e ne è uscita una all'anno di queste monete. E noi abbiamo il primo anno, il 2013 e il 2014. E il 2013 vale già di più del 2014 perché eh. non si trova più. E allora si alza l'asticella e ogni volta, ogni anno, se non due volte all'anno per queste monete, c'è un aumento di listino e allora ritornate del vostro investimento anche in poco. E non abbiamo paura di usare certe parole. Vediamo anche le quotazioni e vediamo anche la moneta del 2013, la prima. 4 e 4 per il 14, per il eh, San Marco. Papa Francesco, Evangelista Marco, con, scusate con San Marco, e, e sul poi... 2013, che è l'assoluta rarità, perché parliamo di tre anni fa, ma ormai è diventata storia questa moneta, con quel eh, capolavoro dedicata... di Raffaello, quella incredibile, bellissima miniatura, veramente rappresentazione di uno dei grandi capolavori dell'arte italiana, sul primo. 100 euro di Papa Francesco, questo è proprio il numero uno, chi ha caccia del numero uno vuole questo, siete in tanti, ahimè o per fortuna, 5.850, vedete come la stessa moneta con un anno solo più di anzianità... La quadrazione cambia radicalmente. 5.850 euro per l'esemplare del 2013, 4.400 euro per l'esemplare del 2014. La tiratura, la tiratura identica, 999 pezzi, stesso peso, stesso titolo dell'oro. Queste sono caratteristiche tecniche. È chiaro che la moneta è oro e è fondo specchio, una lavorazione bellissima. Se vogliamo però. In qualche modo è secondario, non è secondario certo. perché vi piacerà quando la vedrete, quando aprirete il cofanetto e sicuramente sono monete di prestigio, ma qua bisogna essere un po' cinici. Veloci soprattutto, oltre che cinici. Anche perché uno è una. eh? Sì, qui non abbiamo i multipli, non abbiamo davvero la possibilità di accontentare più che un amico, un'amica, un telespettatore che eh, viene premiato dalla costanza di essere magari dall'ascolto da da qualche minuto dall'inizio della trasmissione. Qui eh, arriva quell'ora del lunedì in cui in 15 minuti succede di tutto. Io in questi 15 minuti eh, desidero, e poi eh, chiaramente bisogna essere in due, l'attenzione massima ed estrema a quell'auro di Adriano, perché quell'auro di Adriano non passi inosservato, perché quell'auro di Adriano è un auro di Adriano che, che se vi portavo con la, il certificato al 45% avreste chiamato, ma non saremmo stati onesti. Ve lo porto al 35%, tra l'altro 5 punti percentuali superiori alla media, vi dico che risparmiate 5 6 mila euro, ve lo offro a 14,6.30 contro i 20, con un Adriano spettacolare, con un rovescio della Securitas spettacolare, vai a controllare i rovesci. Andiamo non a vedere ancora la moneta diritto e rovescio, sì. perché voglio ancora soffermarmi anche sul rovescio, eh, perché sì, forse sì. non avete dato l'importanza ecco. a questo rovescio che vale ancora di più del diritto, Elena, se vogliamo. Brava. Perché poi... di, di denari di Adriano, anche chiaramente è inutile dire rari, sono tutte rare, i prezzi parlano, però... È il rovescio qua che fa la differenza. Quel rovescio lì sarebbe stato un 50%. Ma, ma lo è? Da, da, lo si vede. No, ma è un 50% che fa media <ride> poi con quella piccola frattura di conio. Lo Questo si vede. rovescio, al di là della, della figura plastica, Guarda che, dettaglio. che è meravigliosa. Io è un manufatto. Ma è rara. Non, non, non è la rara. securitas oh, è rara. C'è solo negli ultimi anni di cognazione di monete di Adriano. Non hai avuto mai il coraggio di mi... valutare una moneta perché hai fatto mille analisi, oppure ne hai scelte tante e dici, ma perché questa? Perché questa? Perché questa è un passo in più a tante altre. E il motivo, ve lo stiamo dicendo, ve lo stiamo eh, sottolineando da qualche ora, è il non aver accolto da parte vostra un'attenzione... Mi stupisce perché io non, voglio, non uso mai il termine, voi avete sentito mai dire il sottoscritto affare? Non l'ho mai detto, mai lo userò, perché poi l'affare è sempre qualcosa che non so, a me non a me è piaciuto. Ma vi dico grande opportunità, mm. grande occasione. Un Adriano così lo prendi e ne sei felice tutta la vita. Perché hai risparmiato dei soldi, ma non ti sei accontentato, anzi, sei andato sulla grande grande moneta noi potevamo anche non dire vedete il venditore non onesto vi diceva guardate Senti, la moneta ma è la vedere di Milo così. tu la vorresti anche se non ha le braccia? Ah, certo no, scusami eh, se mi permetto no, ma ti dico il... e attenzione e eh, inizialmente l'aveva le braccia quella minima frattura di conio ecoeva e lì quando non ha dato quel colpo fai il gesto del colpo ecco tu saresti stato perfetto <ride> Ma, tu sei stato perfetto, com'è? Ma, vedi, ma com quello, quello che voglio dire io, signori, è che un venditore non trasparente eh, vi diceva, guardate questa moneta, la caratteristica di questa moneta è che hanno pensato a un conio particolare con quella profondità che dava il messaggio di apertura di Adriano. Adesso sto esagerando, lo capite? Ma noi veniamo a dirvi quella è una frattura di conio, ma non è neanche una frattura di conio, è un pezzo di metallo che è saltato. La frattura è più una è cosa più, che entra nella moneta. È più una crepa. Esatto, l'abbiamo visto su quella siliqua, se ve la ricordate, l'abbiamo visto qualche... Di costante. Esatto, allora la, la moneta si va ad aprire, si va a separare. Qui è una scheggia che è venuta via dal colpo. Ma è una cosa assolutamente comune. Ma, ripeto, rinunciare a un aldeano così, a questo prezzo, in quella qualità, con quel rovescio... Allora, non, ecco, non rinunciate, questo voglio dirvi per quell'elemento quell lì, se ci rinunciate perché costa eh, ecco. troppo, perché ce l'avete, perché non lo volete, Bravo Lorenzo. Non, allora va bene, Bravo ma non Lorenzo. rinunciate per quello, perché quello è un valore aggiunto, quello è il valore aggiunto, quello è la buona scelta di questa sera, come è stata per quelle altre monete confermate dove la grande qualità, i rovesci, la, la bellezza. Bravo. Non momenti, sarebbe saggio non rinunciare per quello, ecco. Eh, Ci possono no. essere mille altri sì, motivi, non è nelle vostre logiche, magari in questo momento eh. o ne avete già. O magari la moneta può in qualche modo interessarvi o affascinarvi, ma non per quello che non è. Non è un difetto e non lo era già nel 134, 138. Dopo Perfetto, questo. e Perfetto. lo è di nuovo la buona scelta, e non la fate. Sbagliando e qui invece ecco, scusa, mi sono Scusami, è un po' sceso, aspetta. Eh, sì. Qua mi permetto di rimanere... Perché è tra 14.000 euro chiaramente c'è necessità di ponderare. Dice cioè, vabbè ma ci dormo su e ne parliamo domani mattina. Voi lo sapete, lo sapete la regola della trasmissione televisiva. Per un'azienda come la nostra, cioè, perché stasera non avete votato i 6 auri? Sì. Uno che mi piaceva lo trovavo. Signore, noi non le facciamo le monete, noi non abbiamo i pittori, eh? ho usato un termine che producono tele eh, o cose strane e buttano dentro e spingiamo noi facciamo gli antiquari nell'ambito della numismatica e quindi abbiamo oggi due, avevamo due monete d'oro avevamo tre monete d'argento avevamo un solo bronzo greco la grande qualità e abbiamo un solo cofanetto disponibile in questo momento vabbè, abbiamo, perché uno è andato in conferma vi abbiamo portato a grandi varietà vi abbiamo portato un 40 lire del governo provvisorio eh. di Lombardia al 70% scusate adesso magari non mi interessa salto in un altro capitolo magari non c'entra nulla ma un 70% di un 40 lire vabbè quindi non è che non vi abbiamo portato cioè portiamo anche quello che c'è tra l'altro come diciamo sempre con Lorenzo qui portiamo un po' il meglio in qualche modo, eh, le scelta, premizie, la prima scelta. scelta, quello vi facilitiamo in qualche modo, vi siete preferiti, ecco. Allora, dai, 6.340, 6.340 che diventano solo per questa diretta 5 e e 9 per poter valutare senza impegno. Il rischio ce lo mettiamo noi, la persona che viene la benzina, l'usura delle gomme, l'autostrada, il panino in autogrill, è tutto a carico nostro, ma al che va voi avete avuto la possibilità di vederlo e poi avete altrettanto la possibilità di dire, beh in televisione mi sembrava bello ma non mi convince e noi ce ne prenderemo atto e torneremo a casa, ma diciamo vabbè ma è una scortesia, no è il no. nostro lavoro e ci mancherebbe solo che altrimenti, capita, oh, attenzione, altrimenti ormai... non verremo in televisione a dire che la conferma è in visione vi diremmo, chiama e ordina compra e fa il bonifico e poi veniamo a casa tua ma 16 denari io ve li porto, la, se posso uno alla volta, li, li comprate perché poi li comprate e poi fate il totale e dite mamma mia che no, ho fatto anzi non vedete l'ora poi di averli tutti perché volete completare esatto. tutta la collezione e poi andate a pagare 7.000 mila euro il totale e poi mette... andate a pagare le cifre perché poi la qualità e poi. Sono belle queste monete, tra l'altro, non sono. L'ha detto Elena prima, non è che sono. Dice, ma avevano i fondi in magazzino, hanno spazzato e hanno fatto su. No, no, sono, Organizzate... i, sono. gli imperatori ma sapete, presenti nel magazzino. Sapete catalogo? quanto costa questo cofanetto fatto apposta con velluti, floccati di qualità, le capsule, le, eh, tutte le indicazioni dell'imperatore con le targhette personalizzate. È un lavoro che se non. Eh, fossimo stati convinti della bontà non avremmo fatto e lo scrigno dei Marenghi a 1850 che state confermando e vi ringrazio ma che non è infinito eh? non è infinito a 1850 non volete prendere questa? Ma lasciatela stare lì, non vi importa perché questa, questa collezione domani mattina raggiunge un nostro negozio, le vetrine e farà bella figura e, e ci dà prestigio, ma a me dava piacere e prestigio il fatto di sapere che un, magari un nuovo collezionista o futuro tale, oppure quello che dice ma io voglio fare un piccolo risparmio per mio figlio e eh, non so più cosa scegliere, ormai sono andato in banca e non mi hanno convinto, sono andato in posta e non mi hanno convinto, sono andato in assicurazione e non mi hanno convinto, ma perché ho pensato a qualcosa, allora vedete che bello, eh, ma non gli state regalando un sacchetto di d'argento, ma 16 monete autentiche romane e lui magari adesso ha 5 anni, 6 anni, ne qua, non lo so quante, ma quando lo andrà poi a godere nella sua maturità, oltre al piacere di vedere un oggetto che nel di valore ne è anche cresciuto, vi ammirerà per l'attenzione che avete avuto. Nello scegliere un oggetto di questo tipo. Un'altra idea bellissima sarebbe comprarlo per vostro figlio e non darglielo tutti insieme, ma poco per volta. Avete mm. 16 occasioni. 16, brava Elena. Anche per farla assaporare un po', poco per volta, perché arriva tutto completo, invece per farlo gustare un po', non datelo tutto insieme come consiglio. Poi scriviamolo poi... ancora perché Guardiamo, manca il Mettiamo minuti. ancora la stella a 5.900 euro. 5 tra l'altro c'è questo buon motivo: dice, vabbè, ma tanto lo prendo sempre a 5,9, no, amico mio? Lo prendi a 6,340, così ammesso che lo trovi in vetrina vedrai il prezzo nella vetrina di Verona di Torino 3.40, entri e dici, vabbè, l'ho visto in tv a 5 e 9, on TV? No, no, la regola è questa, eh, vale durante la diretta, vale durante la diretta. Eh, quindi mancano ancora 4, 4 minuti, 4 minuti è un'eternità per mandare un Whatsapp, un sms o alzare il telefono. 4 minuti sono sufficienti per confermare quell'Adriano e ci rimango male. Quattro minuti sono sufficienti per questo stesso di Nerone con l'imperatore a cavallo a tre e. Eh, che, tre, tre, che? Tre tre. Per pura fortuna siamo riusciti a portarvi oggi in trasmissione. Ma è quel perché ancora? era talmente bello che era già stata confermata, poi insomma sono state fatte altre scelte. Tra l'altro di nuovo con è il rovescio di nuovo eh, qua dai. che parla, dai che racconta vi. una storia. con... Tra l'altro anche un Nerone a cavallo che questo di Cursi, no? ah sì, che passa in rassegna le truppe. È anche un Nerone un po' anomalo rispetto alla rappresentazione, sì, anche un po' che ce ne facciamo, un po' voluto dei grandi film, insomma, dove, lui, dove Nerone è protagonista. Cioè il Nerone a cavallo è anche particolare come rovescio con un altro cavaliere, un altro soldato, che un passo dietro. Lui. Immaginatevi le truppe schierate, immaginatevi le legioni, la quinta, la, la decima, schierati e Nerone... Che passa in rassegna con dietro un suo valido uh, generale. E signora, 3-3, il nerone, l'otto numero 6, lo lasciamo, lo lasciamo andare. Quando la settimana scorsa ve l'avevano confermato e avete chiamato per dire, eh, ma volevo valutarlo, e io l'ho riportato come. Tendo a fare quando posso. A se volte le del... la notte porta consigli. In questo caso il consiglio è sempre di confermare prima di andare a dormire. Siete più tranquilli e non rischiate che qualcuno poi magari nel frattempo il sia signor arrivato. signor Giuseppe no, di Rimini quello. che ci sta seguendo, quella Demetra, non la lasci. Marcello, quella 40 lire di, 40... di, di Milano. Di Milano, al 70%. Eh lo so, eh lo so, ma sceglie la creme della creme. Eh, lei si mette nella condizione di avere... Il più bello, lo dico con cognizione di causa, adesso non li ho visti tutti, ma li ho visti qualcuno. Tra quelli passati qua, e sicuramente qua è sicuramente il più bello. Li ho visti sui, sulle, sui principali volumi, sui testi, sulle, sulle aste internazionali, un 40 lire del governo provvisorio di Milano, l'Italia libera, Dio lo vuole, 40 lire italiane, 1848, al 70% di qualità. Eh, signor Marcello, lei va a dormire e... La, la, la sarà una nottata in serena cui e qualco, giusta esatto. perché lei ha blindato i suoi risparmi che non le porta più via nessuno a quel punto secondo me si dormono ancora a sonni più tranquilli e eh, qui non deve non deve girarsi all'altra parte e dire vabbè ma ne aspetto un altro Potrarsi che passi... Lo passerà. troviamo il modo di pagarlo poco per volta. Riusciamo sempre, se c'è la volontà e la voglia di avere delle belle monete, non fermatevi davanti dei prezzi più importanti. Si possono fare delle rate, si possono fare dei finanziamenti, non fermatevi, altrimenti rimarrete alle collezioni nulla togliendo. Ecco. Però con le monete, con i prezzi più miti, ma affrontate anche le grandi rarità soprattutto quando capitano e capitano veramente una volta ogni non so quanti anni con questa qualità immensa allora qui adesso io questo quasi cuscino quasi ora dei saluti questo cuscino manco, un lo devo mettere già appena ho un'immagine ecco. questo è il cuscino che protegge ma io lo faccio con la convinzione ma credete sono sicuro perché poi è quello che è successo tante volte, io chiudo questo cofai non è ancora confermato, eh? attenzione non è ancora confermato, ripongo i suoi certificati perché ci sono tutti i certificati, i codici di magazzino, ma ve lo voglio far vedere chiuso dicendo signori lo porto a casa? Un peccato. È un peccato. A Con 440 euro, perché... euro di sconto. Oggi lo blocchi e lo valuti, domani, tra una settimana quando vorrai, lo vai poi a vedere dal vivo e decidere se comprarlo. Eh, 6340 che siamo diventa siamo ai 5, saluti no. Lorenzo dobbiamo salutare Io Lo saluto con questo in mano eh, saluto, un po' di amaro in bocca che non siamo sì, mi scuso con chi invece ci ha chiamato mi ha detto ma aspettavo devo salutare ma questo lunedì è disponibile oppure al telefono chiamatemi e ve lo racconto siamo personalmente. ancora 5 minuti qua anche se chiudiamo un saluto e a lunedì prossimo buonanotte, buonanotte e Sogni Doro arrivederci